Poi veniamo lì o parliamo da qua? Ok, come c'è? Allora tu dove sei? Mezzo. Mettiti qua. Buongiorno, benvenuti. Mi fa piacere oggi aprire questo incontro sull'invecchiamento. Non so se la maggior parte di voi hanno lo stesso interessamento per l'invecchiamento che ho io, e cioè quello di pianificare il proprio futuro, perché è quello che sto facendo. Altri probabilmente sono qui per motivi di lavoro, motivi di ricerca. In generale mi auguro che sia comunque una giornata stimolante per tutti voi. Sicuramente l'invecchiamento è una delle più grosse conquiste dell'era moderna cosiddetta, e questo grazie soprattutto all'aumento delle conoscenze, perciò l'aumento della ricerca. Noi grazie a queste nuove conoscenze abbiamo migliorato la nostra qualità della vita, mangiamo in modo, viviamo e mangiamo in modo più sano. Grazie alle scoperte della medicina si è ridotta la mortalità precoce. Perciò stiamo parlando di qualcosa, di un miglioramento nella nostra vita in generale. Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi più longevi assieme al Giappone, e tutto questo, che potrebbe essere visto in modo assolutamente positivo, in realtà è poi percepito dalla nostra società in modo invece negativo. L'invecchiamento viene sempre visto un po' come un costo, sia sociale che per l'economia sanitaria. Io credo che in realtà ci sia la possibilità per un cambio di prospettiva. Se noi cambiamo paradigma e cominciamo a considerare l'invecchiamento come una prospettiva positiva, questo può essere un elemento in più per la società. Grazie alla ricerca noi probabilmente possiamo aumentare le nostre conoscenze sull'invecchiamento, consentire un invecchiamento in buona salute, non solo fisica ma anche una salute mentale. Questo ci consente perciò di trasformare qualcosa che al momento vediamo, percepiamo come negativo, come qualcosa di positivo. I nonni diventano la bussola per i nipotini, non solo da un punto di vista affettivo, anche da un punto di vista culturale e storico. I nonni possono diventare l'elemento portante di una società che ha bisogno di persone che facciano volontariato da un punto di vista, una prospettiva ad esempio culturale. Perciò in termini generali questo non solo porterebbe probabilmente a un risparmio da un punto di vista sociale ed economico, ma anche a un miglioramento generale di quelle che sono le nostre risorse disponibili. E darei ora la parola al nostro magnifico rettore, che ringrazio di cuore per essere oggi presente. Bene, grazie Carlo, benvenuti a tutti, benvenuti a tante persone che sono qui oggi, ringrazio per aver colto l'occasione di venire a condividere un momento di riflessione sul rapporto fra un fenomeno gigantesco della nostra società, come ricordava adesso Carlo Miniussi. È una grande conquista quella della nostra società, l'Italia è uno dei paesi più longevi del mondo, quindi siamo fortunati, e questa fortuna comporta un mucchio di problemi, e quindi questi problemi sono problemi legati al fatto che appunto invecchiare è una cosa, ma invecchiare bene, invecchiare in salute, invecchiare svolgendo una vita attiva, avendo la capacità, magari quando alcune cose si complicano un po' dal punto di vista della salute, di poter trovare gli strumenti per continuare lo stesso una vita di soddisfazione pienamente inserita socialmente, ma è anche un gigantesco fenomeno di carattere socio-economico, perché l'invecchiamento comporta evidentemente dei costi. Una parte della nostra capacità di vivere più a lungo, una parte importantissima, deriva dai servizi sanitari, e tutti questi costano, e più ovviamente si vive e più la società costa. E per cui la vita attiva invece forse si accorcia, invece, pare, non so, qualcuno pensa. Per cui la quota delle persone che svolgono una vita attiva professionalmente sul totale diventa più piccola. Se poi combiniamo questo con una sostanziale riduzione della natalità, vediamo che siamo seduti anche su una specie di pentola a pressione che non può reggere. Quindi c'è un grande tema anche di sostenibilità. Qui faccio un po' l'economista stavolta.
Per cui questo insomma è un bel tema. È un po' uno degli approcci che abbiamo messo al centro della nostra strategia dei prossimi anni dell'Ateneo, cercare di cogliere grandi temi della nostra società che ci vengono, che la società ci propone, che la realtà ci porta a doverci confrontare e orientare la nostra ricerca, la nostra formazione, le nostre attività di università in quella direzione, cercando di mettere assieme discipline diverse. Questi temi sono, come ricordavo adesso, come ricordava anche Carlo, naturalmente interdisciplinari, non è solo un problema sanitario, o solo un problema economico, o solo un problema sociale, sono problemi che si intersecano e mettono assieme tante cose. Per cui questo credo sia una bella occasione per ragionare su questo, per ragionare anche su come la nostra università, in questo caso in particolare qui a Rovereto, per ciò che facciamo qui, riesca a essere elemento attivo nella società in cui opera, nel territorio, portando un contributo che non è solo un contributo di idee e di pensiero, ma è anche un contributo fattivo di aiuto a un territorio, a una popolazione, a una comunità che si confronta con questi problemi. Abbiamo la fortuna in Trentino di confrontarci, o meglio, con questi problemi rispetto ad altri territori anche nazionali, però evidentemente i problemi ci sono e la società evolve. Il problema dell'invecchiamento non è un problema risolvibile, ecco, ovviamente, fortunatamente, è un problema da gestire. Quindi penso che questa sia una bella occasione, ringrazio anche l'assessora Ferrari e il Comune di Rovereto, rappresentato dalla Vice Sindaca, per essere qui con noi oggi a un po' a testimoniare la capacità della nostra Università di cercare di essere un interlocutore importante nel proprio territorio e di dare un contributo a crescere. Questa è un po' la storia del CIMEC, visto che siamo in casa del CIMEC direi anche questo, e tra l'altro saluto il Presidente Marangoni che a questa cosa tanto ha dato, come Presidente della Fondazione Carito e anche personalmente. E questo, insomma, il CIMEC è una realtà molto importante, mi prendo il lusso di dire questa cosa in questo momento, è una realtà molto importante dentro la nostra università, nell'ambito del nostro ambito delle scienze cognitive qui a Rovereto, ed è uno straordinario luogo di ricerca, come tu qui a Rovereto noi abbiamo i livelli più alti nella ricerca nel campo delle neuroscienze e delle scienze cognitive, e col dipartimento di cui il CIMEC è collegato. Credo che questo sia anche un modo per far vedere che la ottima ricerca diventa ottima formazione, ma diventa ottimo servizio al territorio e l'impatto sulle persone diventa evidente. Quindi anche questo è un modo per soffermarci sull'importanza della buona ricerca di produrre buona conoscenza. Bene, grazie a tutti, mi sono dilungato troppo, sono anche quello che ha causato il ritardo, mi confesso subito, quindi prima salgo tardi e poi anche parlo troppo. Bene, grazie e spero che la giornata sia di buon godimento. Grazie Paolo. Darei la parola adesso a Cristina Azzolini, vice sindaco del Comune di Rovereto. Voglio qui ricordare che il Comune di Rovereto sostiene l'attività di ricerca del CIMEC proprio su questo argomento, sull'invecchiamento in buona salute, e ringrazio il Comune per questa lungimiranza. Grazie dottor Minicio. Buongiorno a tutti. Io faccio un intervento brevissimo, porto il saluto anche del sindaco Valduga che è impegnato in una giunta straordinaria e mi scuso in anticipo se a brevissimo devo tornare in ufficio per un appuntamento precedente con i dirigenti scolastici del territorio e poi tornerò qua perché, come diceva prima il dottor Mignunzi, insomma anch'io sono interessata dal punto di vista personale all'argomento. E, ecco, il legame col territorio penso che sia veramente importantissimo. Si tratta anche di una sfida culturale questa dell'invecchiamento e di come le nuove generazioni possono rapportarsi con le persone anziane che stanno aumentando. Dico soltanto dal punto di vista del territorio una piccola esperienza recentissima che già alla sua seconda edizione l'anno scorso e quest'anno durante l'estate la casa di riposo Vannetti, che gestisce anche la casa di riposo di Sacco e il centro diurno, ha organizzato un periodo estivo per ragazzi delle superiori dentro l'alternanza scuola-lavoro, dentro tirocini o anche a livello del semplice volontariato attraverso la messa a disposizione di piccole borse di studio,
e quest'anno c'è stato ancora un aumento di ragazzi che hanno chiesto, ma la cosa interessante è che alcuni di questi ragazzi, sperimentando il rapporto con le persone anziane, poi sono tornati a trovarle a prescindere, fuori dal percorso delle 3-4 settimane che era stato individuato, e soprattutto sentendo i loro racconti si capisce come questo sia davvero un tema importante, perché il gap generazionale è forte, no? E forse anche proprio perché l'invecchiamento, grazie a Dio, è diventato, insomma, ci porta avanti negli anni. E quindi è anche un bisogno culturale quello di recuperare questo gap, di recuperare la possibilità che l'anziano possa dire qualcosa, non in termini di un passaggio della tradizione in maniera statica, perché poi tutto quello che ci viene dal passato ognuno di noi nella propria libertà lo deve, come dire, rimettere in gioco alla luce di nuove sfide, di nuovi modi di pensare, di nuove conoscenze. Ecco, questo per dire che la città si sta attrezzando anche con un rapporto con la Croce Rossa stipulato recentissimamente dall'assessore Previdi, e sempre per il rapporto con gli anziani. Un'altra piccola cosa per cui ringrazio davvero l'università in generale, e in particolare l'università che opera sul nostro territorio, che pur essendo così piccolo è ricco, no, di questa presenza scientifica. Noi abbiamo davvero, viviamo una società in cui bisogna che la scienza, il sapere scientifico, la ricerca siano il più possibile veicolate, divulgate, facciano tornare la voglia di approfondire, perché lo sappiamo tutti, insomma, sembriamo tutti esperti di tutto perché ci accontentiamo a volte di qualcosa buttato lì a caso sui social o alla TV o sui giornali. Abbiamo bisogno di recuperare la dimensione della ricerca e dell'approfondimento degli argomenti. Quindi in una piccola città come quella di Rovereto il grazie va a chi sta lavorando adesso e a chi con grande lungimiranza nel passato ha fatto questa scommessa. Le scommesse, anche difficili, se qualcuno ci crede davvero, vengono vinte e sono veramente al servizio di tutti. Magari il percorso può essere anche, come dire, lento, ma l'importante è davvero seminare, e seminare bene, e questo l'università in Trentino e la sua presenza a Rovereto lo stanno facendo. Quindi da parte dell'amministrazione comunale c'è davvero un grazie, e il sostegno di cui parlava il dottor Mignunzi è un sostegno molto, molto convinto, e vediamo che l'università si sta sempre di più aprendo al territorio con varie iniziative, quindi non possiamo che essere orgogliosi da roveretani che questo accada proprio qui da noi. Grazie. Grazie al vice sindaco Azzolini, e infine introduco l'assessora Sara Ferrari all'Università e Ricerca. In realtà è molto più lungo, ma mi limito a questa prima parte della dizione. L'ultima volta che l'assessora era qui era circa un anno fa, durante l'inaugurazione del CIMIC. In quell'occasione aveva parlato di finanziamenti per la struttura, per l'università, per il CIMIC. E pubblicamente la voglio ringraziare, perché quei finanziamenti sono arrivati e sono estremamente importanti per la ricerca. Grazie. Sì, grazie. L'ultima volta che sono stata qui ero molto emozionata. Ho fatto questa promessa che è stata qui ricordata, e la notte mi hanno ricoverata al pronto soccorso per un sospetto attacco cardiaco e mi hanno detto: ma lei durante la giornata deve aver avuto una forte emozione. Quindi diciamo che quella promessa, a parte gli scherzi, era un impegno, e quindi insomma era importante. Ringrazio anche la dirigente Ferrario e la dottoressa Vergani del Dipartimento della Conoscenza che sono qui, nonché il Dipartimento della Salute che vedo qui presente, perché la provincia, come dire, ha fatto la sua parte rispetto agli impegni presi. Qui siamo in un contesto pubblico, siamo un pubblico, siamo un insieme di soggetti individuali e nel singolo privati, ma nel collettivo siamo un pubblico, noi rappresentiamo il pubblico. Mi piace proporvi un'immagine che mi è venuta in mente questa mattina. Mi sono immaginata un impianto idroelettrico.
questo impianto idroelettrico per funzionare ha bisogno di acqua, e quest'acqua io la immagino come il finanziamento che arriva al sistema, l'impianto idroelettrico come un sistema complesso, che è il nostro sistema, quello che mescola enti pubblici, soggetti privati, università, azienda sanitaria, enti di ricerca, soggetti del territorio. Il tema di oggi è le prospettive per il territorio. A me il territorio fa sempre pensare a qualcosa che calpestiamo, in realtà il territorio ovviamente è la società e la comunità che ci abita. Bene, io mi sono immaginata questo impianto idroelettrico, ho visto l'acqua come il finanziamento di vario genere che arriva evidentemente dal pubblico, perché è la provincia che sostiene l'università, e l'università che poi fa da condotta forzata e che porta verso questo progetto questo sistema, che in questo caso è il CIMEC, decide di portare qui questo tipo di sostegno, e lo fa evidentemente in condivisione. Vi ricordo che il CIMEC è nato sulla parte programmatica del finanziamento pubblico, vuol dire che c'è stata una decisione condivisa fra provincia e università, e le prospettive strategiche individuano questa come una prospettiva importante. Però quel sistema, quell'impianto funziona se dentro c'è appunto una serie di ingranaggi che funzionano, se la turbina ha tutti i dentini a posto, e quindi se ci sono dentro le persone che ci lavorano e che sono persone che portano il proprio contributo. Possono essere le persone che lavorano dentro i vari comparti del CIMEC, dentro il CERIN, dentro Scienze Cognitive, ma anche dentro FBK, che ci spiega come la nuova tecnologia, vedremo questa mattina, può contribuire a far funzionare il tutto meglio, come mangiando meglio tutto questo sia oliato meglio, come sostanzialmente la parte amministrativa possa contribuire a che tutto giri nella maniera giusta. E poi ci sono i medici, c'è l'azienda sanitaria, c'è chi tutto questo contribuisce a sperimentarlo evidentemente con l'obiettivo di generare benessere. Allora io mi sono immaginata che poi alla fine da questo sistema complesso esca verso i tralicci dell'alta tensione della energia, e questa energia è evidentemente conoscenza e benessere. Questo ci serve, diceva prima il rettore, ci serve perché per la sostenibilità complessiva, per il vantaggio complessivo, che vuol dire vantaggio pubblico, oggi investire su questo, fare ricerca su questo, fare sperimentazione, fare clinica su questo, significa evidentemente investire sulla parte sempre più importante della nostra società. Dico ai noi, nel senso che il tema della mancata gioventù, della crisi delle nascite è un tema grave rispetto alla sostenibilità, ma intanto affrontiamo i dati di fatto che dicono questo. Dunque, noi stiamo sottoscrivendo a giorni, ora è pronto, nel senso che l'abbiamo condiviso nei vari enti, è pronto un accordo che è un... non mi viene una parola, grazie. È un protocollo d'intesa tra università, provincia, enti di ricerca, azienda sanitaria, assessorato all'università e assessorato alla sanità, che condividono una necessità di lavorare su vari piani in maniera più stretta, più condivisa, più socializzata, più conosciuta reciprocamente. Questo accordo prevede anche di riconoscere progressivamente quelle figure professionali che sono a scavalco, o meglio, sono ricche dell'essere contemporaneamente competenti in ricerca e contemporaneamente competenti in clinica. Ce ne sono,
Il nostro territorio fino ad oggi ha fatto fatica a riconoscerle, le ha tenute divise, questo sapete che è inefficace evidentemente, quindi quell'accordo andrà anche a riconoscere che ci sono figure che sono utili nella loro doppia competenza, nella loro doppia capacità. Finisco dicendo che tutto questo evidentemente ha un investimento pubblico, un lavoro pubblico, un ritorno pubblico e significa lavorare perché la nostra comunità sia più forte e evidentemente anche da un piccolo territorio come il nostro, che però crede molto e investe molto in ricerca, può venire un vantaggio che è anche più largo di quello evidentemente del nostro territorio, perché la ricerca e la conoscenza non ha confini. Di questo credo che dovremmo essere tutti orgogliosi e non darlo nemmeno scontato, perché il rischio è spesso che quando qualcosa è pubblico sia scontato, gratuito e non valga niente. Invece io credo che dobbiamo essere collettivamente, pubblicamente soddisfatti di questo. Grazie. Ringrazio l'assessora che ha introdotto perfettamente l'obiettivo di questa giornata, che è proprio quello di mettere insieme quelle che sono le conoscenze presenti nel territorio e fare rete, perché è l'unico modo possibile per andare avanti. Al CIMEC, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello, ci occupiamo di cervello, di neuroni. Abbiamo uno strumento, una macchina così potente proprio perché ci sono tantissimi neuroni che si connettono fra di loro, fanno rete, e credo che l'obiettivo sia proprio quello di fare rete, di mettere insieme le competenze che ci sono sul territorio per ottenere dei risultati significativi. Prima di dare la parola alla collega Veronica Mazza per l'apertura dei lavori, vi dico che l'assessore Zeni è in ritardo, cioè doveva venire adesso ma per altri impegni arriverà più tardi, arriverà a portare i suoi saluti verso le 11. Grazie. Mi sentite in fondo? No. Adesso mi sentite? Poco, vero? Posso usare questo? Sì. Parlo qua, mi sentite meglio? Ok. Allora, buongiorno, vi do anch'io il mio benvenuto. Sia l'assessora sia Carlo Minussi hanno illustrato in maniera molto completa cosa sta per succedere in questa sessione. Lasciatemi solo dire che a conclusione di questa sessione ci sarà la Lectio Magistralis di Nicoletta Berardi, che ci parlerà appunto dei fattori protettivi che aiutano a mantenere in forma il cervello. E quindi, siccome loro due sono stati così bravi a illustrare il senso di questa giornata, a me rimane, oltre alla parte di coordinazione, di spiegarvi perché sono stata motivata a coorganizzare questo evento. E parto da una considerazione che in parte era quella che faceva già Carlo, che ormai l'equazione tra invecchiamento fisiologico e declino cognitivo, cioè una cristallizzazione della perdita delle abilità cognitive rispetto alla gioventù, è una visione un po' obsoleta, un po' datata. E lo dico perché
ci sono ricerche ormai negli ultimi 40 anni, sia sui modelli animali ma anche sugli esseri umani, che dimostrano in maniera abbastanza chiara che in realtà esiste una forma di flessibilità o di quella che io utilizzerò, parlerò riferendomi di plasticità cognitiva, cioè la possibilità che anche gli anziani utilizzino in maniera flessibile le loro risorse mentali e neurali per riuscire a svolgere correttamente i compiti. E questo è per esempio uno degli esempi che proviene dal mio laboratorio, di uno studio che è stato finanziato dal Ministero della Salute, dove effettivamente dimostriamo che gli anziani sono in grado di utilizzare le proprie risorse neurali legate alla capacità di prestare attenzione alle cose per cercare appunto di riuscire a prestare attenzione in maniera ottimale. Perché se è vero, e questa è una delle risposte neurali che tipicamente è associata a meccanismi attentivi, se è vero che in situazioni di tanto rumore, cioè quando ci sono tanti oggetti oltre a quelli a cui dobbiamo prestare attenzione, gli anziani che sono rappresentati qui con la linea blu hanno una risposta che è ritardata e che è soppressa, cioè la tipica visione declino, invecchiamento uguale declino, e questo in effetti li porta a non essere molto bravi a prestare attenzione alle cose, è però vero che in situazioni di minore rumore, cioè quando ci sono meno oggetti che distraggono, vedete che gli anziani in realtà usano le proprie risorse neurali attentive in maniera efficiente, lo fanno potenziandole addirittura rispetto ai giovani, e questo gli permette di avere una prestazione praticamente perfetta, cioè di riuscire a prestare attenzione a tanti oggetti simultaneamente. E quindi sulla scia di questo risultato, una delle iniziative che abbiamo deciso di intraprendere, ed è un'iniziativa che è stata cofinanziata dal Comune di Rovereto, come menzionava poco prima Carlo Mignussi, è proprio quella di cercare di vedere se si potesse in qualche modo potenziare queste abilità, queste risorse mentali e cognitive degli anziani. E per esempio noi stiamo svolgendo adesso uno studio da circa un anno e mezzo che vede la partecipazione di circa 60 persone, uno studio che, in cui cerchiamo di capire se training, cioè se ripetere un compito di memoria, effettivamente porta le persone anziane ad avere dei miglioramenti nella capacità di memorizzare. E le due peculiarità dello studio che stiamo conducendo sono: una, che rispetto a quello che tipicamente è presente in letteratura, i training che noi stiamo utilizzando sono training veloci, cioè sono due sessioni, oltre a quella pre e post in cui testiamo i nostri soggetti, e soprattutto sono di durata relativamente breve, sono circa 20-30 minuti, quindi qualcosa di appunto di breve. E la seconda cosa è che usiamo misure elettrofisiologiche. Questo è un esempio di un nostro partecipante con una cuffia in testa, dove ci sono gli elettrodi che permettono appunto di registrare in maniera non invasiva l'attività del cervello, e questo ci aiuta a capire online cosa sta succedendo e se ci sono dei miglioramenti nella capacità di memorizzare, a quale meccanismo neurale, quindi funzionale, sono associati. E questo è uno dei risultati che stiamo ottenendo. Questo, vedete, sono il numero di oggetti che i nostri partecipanti devono memorizzare, questo effettivamente è il numero di oggetti che vengono ricordati. E quello che potete vedere, tralasciamo per il momento la prestazione dei giovani, quello che potete vedere è che effettivamente il training ha un effetto, cioè gli anziani migliorano notevolmente nella loro capacità di memorizzare gli oggetti. Ora, migliorano di circa mezzo oggetto in media, e questo è tanto se considerate che complessivamente stiamo parlando di un numero totale di 4 oggetti, di un compito che comunque non è facile, perché anche i soggetti giovani non arrivano mai completamente a ricordarne 4. E quindi questo è un risultato molto incoraggiante secondo noi. E a livello neurale, non vi ho portato i dati perché sarebbe un po' troppo complicato da spiegare, ma a livello neurale troviamo un'altra cosa interessante, cioè troviamo che il cambiamento non è solo, non tanto nelle risposte neurali che sono associate alla capacità di memorizzare dei nostri soggetti, ma sono un pochino più diffuse, e in particolare sembrano essere associate negli anziani all'abilità di riuscire a prestare attenzione in maniera più efficace, cioè usare delle strategie per prestare attenzione in maniera efficace a quello che, agli oggetti che effettivamente devono memorizzare. E quindi ancora una volta un risultato che è incoraggiante, incoraggiante perché ci dice che potenzialmente questo tipo di training potrebbe essere generalizzato ad altri compiti che non necessariamente sono di memoria. Però lo stesso in questi mesi mi sembrava che mancasse qualcosa in quello che stavamo facendo, e mancasse qualcosa per cercare di capire o studiare appieno il funzionamento dell'invecchiamento. E quello che secondo me mancava
è appunto una visione multidisciplinare e un tentativo di contaminazione, quello che chiamo contaminazione con il territorio. E quindi ho iniziato a pensare che effettivamente fossero due componenti fondamentali per riuscire non solo a capire come funziona l'invecchiamento, ma a trovare modi per potenziarlo. E quindi grazie all'Ateneo e a un progetto strategico che appunto è stato finanziato dall'Ateneo e che è partito quest'anno, abbiamo creato una rete di elementi rari, come potete vedere, una rete che fondamentalmente ha come scopo quello di occuparsi di invecchiamento e tentare di studiare dei modi per invertire l'invecchiamento attraverso l'utilizzo di una prospettiva multidisciplinare. Come potete vedere, attualmente la rete di ricercatori dell'Ateneo coinvolge il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, il referente Franco Farcaroli che è qui oggi con noi, il Dipartimento di Ingegneria Industriale Francesco Birale è il referente, il CIBIO, il Centro di Biologia Integrata Marco Canossa è il referente, oltre a Carlo Mignussi e a me per il CIMEC. Ovviamente non vi devo spiegare chi è il responsabile del progetto, giusto, perché ho messo anche gli occhiali da sole per rendermi unica rispetto a tutti gli altri. E come vi dicevo, l'idea è appunto quella di creare un punto di riferimento all'interno dell'Ateneo per chi voglia occuparsi di ricerca, ma non solo all'interno dell'Ateneo, ma anche cercare di aprirsi a chi fuori nel territorio abbia qualche interesse a studiare o aumentare le conoscenze sull'invecchiamento. Come vedete ci sono tanti nodi che sono vuoti e quindi siamo ben felici di discutere di eventuali annessioni a questa rete. E in particolare abbiamo due dimensioni su cui vogliamo lavorare, in realtà stiamo già lavorando. La prima ovviamente è quella della ricerca, la ricerca è quello che fondamentalmente noi facciamo, e in questo versante quello che stiamo cercando di vedere è se si possono implementare degli strumenti che siano interni o esterni all'organismo che appunto permettano all'individuo di potenziare le proprie abilità cognitive. Quindi per esempio stiamo cercando di capire se esistano meccanismi esterni che aiutino le persone a monitorare alcuni tipi di attività fisica. Si sa, e ce lo spiegherà credo Nicoletta Berardi, che l'attività fisica è uno dei fattori che permette un potenziamento cognitivo, e quello che cerchiamo di valutare è se si possono creare degli strumenti che permettano agli anziani di usare alcuni dispositivi per potenziare questi aspetti. D'altro canto abbiamo anche l'intenzione, abbiamo già cominciato, nonostante il progetto sia partito quest'anno, di coinvolgere il territorio, coinvolgerlo in due modi. Da un lato cerchiamo di avere contatti con il mondo imprenditoriale, cioè con tutte quelle imprese che ancora una volta sono in qualche modo interessate a sviluppare strumentazione che riguardi l'invecchiamento, e dall'altro cerchiamo di ridare al territorio una serie di informazioni che siano fruibili, cioè alla popolazione una serie di informazioni che siano fruibili circa le nostre ricerche. E questo secondo me è un aspetto fondamentale perché, e magari oggi qualcuno dei miei colleghi mi smentirà, ma io non credo che esista tanto un decalogo, un ricettario per riuscire a potenziare le proprie abilità cognitive. Credo invece e fortemente che informare l'individuo permetta all'individuo di scegliere quale strumento in funzione della propria storia, in funzione della propria personalità, possa funzionare meglio per creare un percorso di potenziamento cognitivo, cioè mettere l'individuo al centro fornendogli tutte le informazioni e le strumentazioni per riuscire ad avere successo in questo senso. Concludo dicendo che se vi interessa avere maggiori informazioni soprattutto sulle ricerche sul potenziamento cognitivo e se volete far parte di alcune di queste ricerche, non sono invasive, sono del tutto non pericolose, potete contattare Chiara Tagliabue, che è qui fra il pubblico e che è la giovane ricercatrice finanziata dal Comune di Rovereto che si sta occupando di queste ricerche. E invece per tutto il resto, soprattutto per questo nuovo progetto strategico, sono ben felice di essere contattata da voi. Tutti questi dettagli li trovate anche sul sito del CIMEC e vi avviso che tra poco riusciremo a mettere online un sito che appunto è dedicato a fornire informazioni facili, fruibili da tutte le persone circa l'invecchiamento attivo e i risultati della ricerca in questo senso. E grazie ancora per essere venuti. Non so se abbiamo tempo per una domanda, una curiosità, un commento. Se non ci sono, io passerei la parola alla prima
relatrice. Marco Canossa purtroppo ha avuto un piccolo problema di salute, quindi non può essere oggi con noi, quindi la prossima speaker è Ilaria Carraffa. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, sono contentissima di essere qui e parlare di quella che è la nostra attività di ricerca presso la Fondazione Unmac. Io sono una ricercatrice nel Dipartimento di Qualità Alimentare e Nutrizione e un filone molto importante della nostra attività di ricerca è lo studio di batteri di origine umana o alimentare che siano in grado di produrre delle sostanze benefiche per il nostro organismo e che abbiano la funzione probiotica. Scusate. La prima cosa che ho fatto, mi sentite? La prima cosa che ho fatto quando ho ricevuto l'invito è stata quella di cercare su internet una nuvola di parole. Non so se sappiate cosa sia, è sostanzialmente una rappresentazione grafica di quante volte una parola sia frequente nei siti internet. Ho digitato salute e invecchiamento e questo è quello che ho trovato. Se vedete indicato dalle frecce ci sono alcune parole che ricorrono: preoccupazione, salute degli anziani, benessere, ma anche depressione, cervello, sovrappeso, cuore e obesità. Queste sono delle parole che dal mio punto di vista sono interessanti, perché cosa succede? In vecchiaia sono molto molto frequenti problemi di memoria, problemi di cognizione e depressione, come anche attacchi di cuore o altri tipi di problemi cardiovascolari. La nostra attività di ricerca si basa sullo studio di microbiota intestinale. Il microbiota intestinale sono tutti quei batteri che vivono, che colonizzano il nostro intestino e che, strano ma vero, determinano il nostro stato di salute. È importante come è importante il nostro cuore e il nostro cervello. Potrebbe essere quasi considerato un organo, perché se il microbiota intestinale non è sano e non funziona bene, vi garantisco, è testato scientificamente, che noi non stiamo bene. Il microbiota intestinale nasce, cresce e si evolve insieme a noi. Inizia a formarsi subito dopo la nascita e man mano cambia e si evolve, come cambia anche, diciamo, la struttura della nostra barriera intestinale, che ahimè in età avanzata inizia ad avere, come vedete qui, dei problemi in termini di integrità. Le cellule intestinali, diciamo che c'è una barriera che si chiama mucina, che con l'avanzare dell'età si degrada e questo causa una condizione di perdita. C'è una perdita sia di batteri benefici che delle sostanze benefiche che i batteri del microbiota intestinale producono. Il microbiota intestinale si modifica con l'avanzare dell'età. In che senso? Cosa vuol dire? Allora, qui non sto a dirvi i nomi che sono... Scusate. Io litigo sempre con... Ok. Non voglio parlarvi di nomi, sono delle cose stranissime che... Quello che voglio solo farvi notare è che i colori nei vari stadi di età, nelle varie fasi, sono gli stessi. Vuol dire che ci sono gli stessi gruppi batterici. Quello che cambia sono le proporzioni. Quindi se in età giovane e adulta ci sono, per esempio, questi batteri verdi che dominano,
e ce ne sono degli altri che questi blu, che sono in concentrazioni veramente piccolissime, che noi chiamiamo gruppi non dominanti, in età, con l'avanzare dell'età, la situazione si inverte. Quindi quelli che prima erano dominanti diventano minimi e quelli che erano in bassissima concentrazione aumentano. E che cosa comporta questo? Comporta che il nostro microbiota intestinale funziona in maniera diversa. Invecchiamo noi e a volte capita che il microbiota intestinale c'è, è lì presente, i numeri ci sono, ma funziona diversamente rispetto a quando eravamo giovani e produce o non produce delle sostanze che prima produceva. Come vi dicevo, il nostro microbiota intestinale può essere sano o può essere malato. Questo da che cosa dipende? Dipende da vari fattori esterni, per esempio la dieta, lo stile di vita, malattie, terapie mediche o antibiotici, l'utilizzo e l'assunzione di probiotici o di prebiotici, ricovero ospedaliero, igiene, menopausa. Probiotici, vorrei solo sottolineare, sicuramente ne avete utilizzati tutti nella vostra vita, sono i classici fermenti lattici. I prebiotici sono delle sostanze che favoriscono la crescita dei probiotici. Cosa fa il nostro microbiota intestinale? Guardate un po' cosa fa. Ci aiuta a combattere la crescita dei patogeni, ci aiuta a conservare il funzionamento intestinale, ci aiuta anche il funzionamento metabolico, assorbimento di nutrimenti e migliora il funzionamento del sistema immunitario. C'è anche un legame diretto con il cervello ed è stato dimostrato scientificamente che esiste questo asse intestino-cervello. Se il microbiota intestinale sta bene, noi stiamo bene, il nostro cervello sta bene. È stato dimostrato che un microbiota intestinale sano può combattere depressione o altri problemi di stress o di cognizione. Non pretendo che voi leggiate cosa c'è scritto in questa tabella, è illeggibile, tutto piccolissimo, solo voglio farvi vedere come... Allora, questa è una lista di... Questa è una lista di sostanze che i batteri sono in grado di produrre. Come vedete, sono in grado di produrre numerosissime sostanze che hanno un'attività benefica l'essere umano, diciamo. E vi faccio qui uno zoom di quelle che sono alcune sostanze che a me interessano particolarmente o che comunque sono interessanti nelle fasi della vecchiaia, perché vedete qui osserviamo batteri che sono in grado di produrre delle sostanze contro il diabete, contro la, diciamo, per il miglioramento della pressione sanguigna, contro l'ipertensione, che stimolano il sistema immunitario, che abbassano i livelli di colesterolo. Di queste sostanze, per esempio, sono delle sostanze di origine proteica o delle sostanze che derivano da alcuni grassi e noi studiamo molte di queste nei nostri laboratori, ovvero siamo alla ricerca di batteri che producano queste sostanze. Vorrei raccontarvi adesso brevemente uno degli studi che abbiamo concluso di recente nei nostri laboratori che riguarda un ceppo batterico che produce questa sostanza che si chiama GABA. In realtà GABA sta per acido gamma-aminobutirico, tutte cose strane. Facciamo noi comunque. Parliamo del GABA e di questo batterio che noi abbiamo isolato nei nostri laboratori. L'ho isolato da un formaggio di malga, pensate, e ho testato la capacità di questo ceppo di produrre GABA, inizialmente in vitro e poi in vivo. Abbiamo fatto uno studio animale su topi obesi e diabetici presso il Chagask Research Center in Irlanda con la collaborazione dell'Alimentary Pharmabiotics Center. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo trattato questi topolini, abbiamo trattato i topolini per 12 settimane con questo batterio e cosa abbiamo visto? Allora, linea rossa, guardate la linea rossa, sono i topolini che hanno mangiato il Lactobacillus brevis. La linea viola sono i topolini sani e la linea blu sono i topolini malati. Abbiamo visto che il Lactobacillus brevis migliora
i livelli di glucosio, la glicemia nel sangue dopo un eccesso di glucosio, e lo migliora dopo un trattamento con insulina, il che vuol dire che i topi trattati con il Brevis non soffrono di insulinoresistenza. Abbiamo anche visto che riducono i livelli di colesterolo, che sono simili rispetto ai soggetti sani dopo 18 ore dal trattamento, e che c'è una concentrazione di GABA molto più alta rispetto sia ai soggetti sani che ai soggetti malati, a livello intestinale. Infine abbiamo visto che migliorano i livelli lo stato di depressione di questi animali. È stato fatto un test che si chiama nuoto forzato, i topolini vengono lanciati in una vasca e si vede il tempo di reazione che hanno. Hanno un miglior tempo di reazione, rimangono per meno secondi immobili e poi reagiscono. E fanno meno popò, e quindi vuol dire che sono meno stressati, e hanno dei livelli di corticosterone, che è un ormone dello stress, molto più basso. Il che vuol dire che possiamo utilizzare questi batteri per produrre degli alimenti fermentati, per esempio yogurt, latti fermentati o formaggi, che contengano questi probiotici, che a loro volta producono sostanze benefiche, per esempio il GABA, e ci possono quindi aiutare a star meglio. Importante quindi stile di vita sano, dieta sana a tutte le età e l'integrazione con questi alimenti fermentati. Grazie. Se avete domande per Ilaria, prego. C'è un gelato, per favore? Grazie, dottoressa. Claudio Cella. Malattie cardiovascolari, ma con un particolare interesse a quello che il poligono di Willis, quindi il circolo cerebrale. Ha toccato un tema interessantissimo, ed è un tema che apre un discorso di ricerca su cui si sta concentrando l'attenzione, che è quello della nutragenomica. Perché il tema che lei ha toccato è un tema su cui si sta ricercando, ma bisognerà lavorare, perché ognuno poi ha il suo microbiota. Certo. E quindi la nostra realtà, la nostra provincia, ha la struttura per lavorare sul tema nutragenomica, perché il futuro sarà quello di prevenire le malattie sapendo quali sono gli alimenti che tolleriamo, gli alimenti che ci fanno bene e gli alimenti che invece sono dannosi. Quindi si collega strettamente quello che lei ha detto con quello che è la frontiera della ricerca in certo. Questo campo. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande, commenti, curiosità? No? Allora grazie ancora Ilaria. Grazie. La prossima speaker è Silvia Fornasini. Prego. Ok, buongiorno a tutti. Sono Silvia Fornasini, sono una sociologa ho cominciato l'anno scorso un dottorato in scienze cognitive qui a Rovereto. Lavoro per la Fondazione Bruno Kessler, precisamente in quella che si chiama Area ad Alto Impatto su Salute e Benessere, che fa parte del Centro di Competenza sulla Sanità Digitale Trentino Salute 4.0,
che riunisce Assessorato alla Salute, l'azienda per i servizi sanitari e la Fondazione Bruno Kessler. All'interno della nostra unità di ricerca ci occupiamo principalmente di innovazione nell'ambito della sanità digitale e il nostro scopo principale è quello di promuovere l'adozione di nuovi modelli organizzativi di cura ed empowerment dei pazienti e con particolare interesse naturalmente allo sviluppo di tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Dunque, quindi oggi vi parlerò di tecnologie che favoriscono o che dovrebbero favorire l'invecchiamento attivo. In particolare di quelle tecnologie che supportano l'attività fisica. In letteratura si sottolinea come tali tecnologie permettano alle persone anziane di svolgere in maniera facilitata l'attività fisica, sia però di combattere solitudine, aumentare socialità, autostima e funzioni cognitive. E poi oggi vi mostrerò un esempio applicativo di tali tecnologie. Per quanto riguarda le tipologie di tecnologie maggiormente utilizzate, queste si dividono in due grandi gruppi. Ci sono le tecnologie per il self-tracking del movimento e le tecnologie che permettono attività di training virtuale tramite giochi online o quelli che vengono chiamati serious game. L'attività che viene maggiormente suggerita alle persone appunto di una certa età è principalmente la camminata. Quindi la nostra ricerca si incentra principalmente su quelle tecnologie che permettono di tracciare quanti passi vengono effettuati e come questo possa modificare il proprio stile di vita. Una recente tendenza delle tecnologie che permettono appunto l'invecchiamento attivo è quella di affiancare le tecnologie per il self-tracking ad attività di gioco o di gamification, proprio perché si è visto che in gran parte dei casi si verifica un abbandono di questa tipologia di sensori, sia per noia, sia per mancanza di risultati, eccetera. Abbiamo pensato ad un'attività che potesse unire sia appunto il gioco che le tecnologie per il monitoraggio dell'attività fisica. Questa attività si chiama geocaching, probabilmente qualcuno di voi già la conosce. E il geocaching è una sorta di caccia al tesoro che invece di utilizzare una mappa cartacea prevede l'utilizzo di mappe digitali che vengono esplorate attraverso tecnologie GPS, quali chiaramente lo smartphone nel nostro caso, e attraverso la mappa si possono sia nascondere che trovare oggetti virtuali o luoghi, oggetti reali o luoghi virtuali e una volta raggiunto il luogo o l'oggetto il sistema prevede la risoluzione di indovinelli basati sul luogo raggiunto. La ricerca ha indagato e ha messo in luce come questo tipo di attività possa motivare le persone a mantenere uno stile di vita più attivo. Ci sono alcune ricerche che hanno anche indagato questo tipo di attività per quanto riguarda l'invecchiamento attivo e hanno messo in luce come il geocaching possa innanzitutto favorire l'attività fisica perché è un'attività che si svolge all'aria aperta. È un'attività che può sì essere svolta singolarmente ma anche in gruppo, quindi favorisce la socializzazione e la comunicazione con familiari e amici. E inoltre il geocaching permette di condividere il proprio patrimonio artistico e culturale, poiché le persone, in questo caso gli anziani stessi, hanno la possibilità di ideare i percorsi e di ideare gli indovinelli riguardanti appunto il territorio. Il progetto di cui vi voglio parlare, che si è svolto durante gli ultimi 2 anni, si chiama Progetto Impronte.
Il progetto Impronte aveva ha avuto e sta avendo tre obiettivi principali. Innanzitutto, appunto, indagare l'efficacia di un'azione di promozione di invecchiamento attivo attraverso il geocaching, affiancando le tecnologie del self-tracking al gioco. Il secondo obiettivo è quello di indagare l'usabilità di tali tecnologie da parte dei partecipanti anziani. E il terzo obiettivo è quello di indagare i modi in cui queste tecnologie si sono inserite nel contesto organizzativo che abbiamo preso in esame. Il progetto ha visto diversi protagonisti durante questi due anni, quindi diciamo che ha avuto tre edizioni principali. La prima ha coinvolto la cooperativa Caleidoscopio del Centro Anziani Contrada Larga di Trento. Nella seconda abbiamo puntato, come si diceva anche prima, sull'intergenerazionalità, quindi al gruppo di anziani è stato affiancato una classe dell'Istituto Scolastico Bresadola di Trento. E infine, ed è tuttora in corso, abbiamo coinvolto il Parco Naturale Paneveggio Pali di San Martino ed un gruppo di anziani dell'Università della Terza Età del Primiero. Le tecnologie utilizzate sono state appunto l'app che permette di fare geocaching, un braccialetto contapassi Mi Band che è stato consegnato ad ognuno degli anziani e chiaramente un cruscotto che poi ha permesso di raccogliere i dati e di analizzarli. Sono stati coinvolti 33 persone anziane, qui vedete un po' di dati appunto demografici, è interessante notare la partecipazione maggiore, chiaramente maggiore delle donne rispetto agli uomini in questo tipo di progettualità. Come si sono svolti i tre progetti che hanno avuto un'organizzazione simile? I progetti iniziano solitamente con un incontro di presentazione del progetto. È molto importante un concetto di creazione dei percorsi da parte degli stessi anziani, che quindi non vivono un progetto calato dall'alto, ma co-creato direttamente da loro. E sono gli stessi anziani che presentano il progetto al gruppo. Sono state quindi vengono consegnate le tecnologie ai partecipanti e viene spiegato come il loro funzionamento. I partecipanti vengono divisi in squadre, dopodiché si svolge la caccia al tesoro, che di solito viene divisa in quattro uscite differenti, e poi la premiazione finale. La valutazione, questo è uno studio in cui abbiamo utilizzato metodologie qualitative e quindi la valutazione è avvenuta attraverso interviste e focus group con i partecipanti. Vi mostro alcuni risultati di questo studio, cercherò di essere veloce. Quello che secondo me è interessante è il fatto che spesso in questo tipo di convegni manca un po' magari la voce diretta dei partecipanti, e quello che cercherò di fare è portare la loro parola attraverso alcuni stralci di focus group. Prima di tutto vi leggo il primo stralcio di una persona anziana che ha partecipato. Guardo la mappa, ma poi alzo gli occhi dal telefono. È solo così che si scopre qualcosa. Ho scoperto su un palazzo uno stemma che manco mi ricordavo che esistesse. E poi mi sono ricordata di un aneddoto di 30 anni fa. Poi vado velocemente, alcuni stralci in cui le persone riportano alcune difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie. Quindi un primo risultato che abbiamo potuto notare è il fatto che la tecnologia sia uno stimolo molto potente ed importante nel motivare le persone anziane ad effettuare attività fisica. E come abbiamo visto dallo stralcio, è come se fungesse da collegamento tra mondo virtuale e mondo reale, quindi il fatto di utilizzare la mappa virtuale poi permette di visualizzare elementi del reale che non si erano presi in considerazione, ma nello stesso tempo abbiamo notato alcune difficoltà nell'utilizzo dello smartphone e dovuto anche alla tipologia dell'app utilizzata. Un secondo stralcio che vi mostro è di un'altra partecipante che dice «Continuavo a vedere quanti passi avevo fatto e cercavo di aumentare. Se puoi controllare e capire che ad un certo punto ti manca poco ai 10.000, vai a fare un giretto fuori». Negli stralci successivi si può vedere come alcuni partecipanti abbiano vissuto questa questione della gara in maniera molto competitiva.
Quindi abbiamo un secondo elemento su cui abbiamo lavorato, è il fatto che se da una parte appunto la tecnologia e in particolare l'utilizzo dei braccialetti contapassi ha motivato fortemente le persone anziane a svolgere attività fisica, d'altra parte c'è stata una grande competizione soprattutto tra squadre avversarie e abbiamo potuto osservare come la tecnologia sia diventata una sorta di strumento quasi di controllo sui passi effettuati, quindi le persone si sentivano quasi in dovere la sera, tornate a casa, di raggiungere l'obiettivo dei 10.000 passi, che non necessariamente è una cosa negativa, perché poi ci è stato riportato che appunto queste persone hanno notato effetti molto benefici sul loro stato di salute. Infine, un altro risultato è stato il fatto che questo progetto ha messo in luce l'importanza fondamentale del contesto organizzativo e degli attori che sono stati coinvolti. Infatti, da questi stralci vediamo come c'è tanto lavoro sulla squadra, vieni qua, ascolta, tu cosa ne pensi, guarda bene. Le autonomie c'erano, ma non erano poi così forti, mettersi d'accordo non era così immediato. E queste sono le parole degli operatori sociali del centro anziani. Quindi il coinvolgimento di un contesto in cui gli operatori erano già abituati a proporre attività di active aging e di utilizzo delle tecnologie ai partecipanti è stato fondamentale, e questo ha permesso una fiducia da parte delle persone anziane nei loro confronti, e gli operatori hanno avuto un ruolo fondamentale nel coinvolgere gli anziani all'attività, nel risolvere le problematiche dovute all'utilizzo della tecnologia e soprattutto nel risolvere le problematiche di dinamiche di gruppo che si sono create grazie alla competizione. Per concludere velocemente, dunque, abbiamo osservato come le tecnologie per il self-tracking abbinate ad un'attività ludica, quindi la gamification e il geocaching, possono sì motivare la singola persona a svolgere attività fisica e rafforzare la coesione tra i membri del gruppo, ma possono anche chiaramente portare a elementi di competizione tra squadre avversarie. In secondo luogo, la difficoltà di utilizzo delle tecnologie che abbiamo notato ci ha portato a fare un discorso sul ideare una piattaforma nostra e pensata appositamente per le persone anziane e con le persone anziane, quindi che sia sviluppata in un'ottica di co-design. E in terzo luogo, in questo convegno si parla appunto di territorio, e in vista di un'espansione di questo tipo di progettualità sul territorio è importante tenere conto del contesto organizzativo in cui questa attività si va a proporre, perché i contesti sono molto eterogenei e coinvolgono attori differenti. Scusate, sono andata un po' lunga, vi ringrazio e se avete domande. Grazie Silvia. Ci sono domande, commenti? Prego. No, vado io. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Maria Parola, Fondazione Veronesi, Relazioni Istituzionali. Un dato e una domanda da sociologa. Il primo dato è: in questa prospettiva in cui l'allungamento della vita va sempre più in là, quando, a partire da che età si comincia a parlare di invecchiamento? Quando è che si diventa anziani? Prima domanda. Seconda domanda: c'è un'età biologica e c'è un'età sociale. Queste non sempre coincidono, nel senso che sempre di più si tende ad avere figli in età avanzata, così come anche la soglia dell'età pensionabile si allunga sempre più in là. Come si può cercare di allineare queste due età? Grazie. Domande abbastanza complicate. Domanda molto complicata. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo che in letteratura si tende spesso a voler, dare appunto una... inscatolare, diciamo, le età e quindi dare dei limiti, per quanto riguarda la mia esperienza, soprattutto con persone anziane che utilizzano tecnologie, si è
quello che posso riportare è che una persona che viene definita anziana dopo i 65 anni e quindi magari che ne ha 80 utilizza perfettamente lo smartphone. Un progetto a cui ho lavorato prevedeva una piattaforma attraverso l'utilizzo della televisione, perché si pensava che oltre una certa età l'anziano guarda solamente la televisione. Quando siamo andati a proporre questo tipo di attività, gli anziani ci guardavano e ci dicevano: ma io ho il tablet, perché non usiamo il tablet? E questo chiaramente succedeva in molti casi e sempre di più in persone anziane di età molto avanzata, dove poi chiaramente puoi trovare il sessantenne come mio padre che lo smartphone non ce l'ha, quindi è difficile dare una definizione. Io non credo che si possa, appunto sta diventando anche appunto con l'avanzare delle tecnologie, con l'avanzare delle possibilità, questo limite sta diventando sempre più sfocato, credo. Quindi non so se, non posso dare una risposta in questo caso. Se posso aggiungere magari un po' quello che stiamo vedendo, che si vede fortemente, che c'è una fortissima eterogeneità nella popolazione anziana e quindi diventa difficile, per quello dicevo prima, difficile dare delle ricette, dei decaloghi, perché proprio diventa tutto molto tarato sulla persona e quindi è molto difficile riuscire a dare delle risposte medie, ecco, molto, molto più difficile che nel caso della popolazione giovane. Grazie Silvia. Non applaudite. Il prossimo intervento è di Franco Fraccaroli. Sì. Bene, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito a partecipare a questa conferenza. E come vedrete, e come è già chiaro, c'è molta varietà di interventi, molta interdisciplinarietà, nel senso che io mi occuperò di un'altra fascia di persone anziane, quelle non proprio molto anziane, ma quelle che vengono chiamate gli anziani giovani, cioè le persone che sono ancora nei luoghi di lavoro e che, come voi immaginate, stanno occupando i posti di lavoro sempre in modo sempre più numeroso, visto sia l'innalzamento dell'età pensionistica, sia il fatto appunto di un invecchiamento generalizzato della popolazione nei nostri paesi a capitalismo avanzato, che implica che attualmente la fascia d'età principale che occupa i luoghi di lavoro non è più quella dei 35-40 anni, ma è già quella dei 40-50 anni. Quindi siamo in una fascia d'età più avanzata. Negli ultimi anni ci siamo interessati appunto di questa categoria dei lavoratori maturi, chiamiamoli così, con parole sempre complicate, nel senso che è difficile parlare di lavoratori anziani, considerando appunto che l'anzianità forse è più riferita alla terza età più avanzata. E lo abbiamo fatto con un intento, cioè soprattutto quello di ragionare sul lavoratore maturo come una risorsa. Non sono lavori nostri questi, ma proprio recentemente, pochi giorni fa, sono usciti dei dati promossi, vedete, dal Work Economic Forum, dove si parla della popolazione anziana al lavoro come di una risorsa, come di una potenziale risorsa produttiva. Vedete, una prospettiva leggermente diversa dalle prospettive prevalenti, dominanti, un po' stereotipiche, che considerano il lavoratore anziano come una specie di persona da sopportare, da rottamare, tant'è che, come vedete, anche le politiche che riguardano i processi di pensionamento danno sempre un'immagine di persone che sono al limite delle loro risorse, che devono semplicemente uscire al più presto dal sistema produttivo. Non è così, non ci sono prove scientifiche che mostrino una
caduta di performance nella produttività dei lavoratori più avanzati in età, ovviamente dipende dai tipi di compiti lavorativi, dipende da tanti fattori, ma in generale non si è mai notato una perdita di performance relativa appunto all'età, età performance lavorativa. Anzi, molti riscontri sembrano indicare che il lavoratore o la lavoratrice anziani maturi abbiano risorse diverse rispetto ai lavoratori di età giovane o di mezza età, risorse diverse come ad esempio diverse motivazioni al lavoro, più attenzione ad esempio alla vita organizzativa, maggiore compliance rispetto al mandato organizzativo e motivazioni cosiddette generative, cioè persone che sono più attente non tanto alla motivazione legata alla propria progressione di carriera, all'accumulo di conoscenze, ma ad esempio ad trasferire le conoscenze su altri, aiutare le persone, lasciare il segno, lasciare un po' la traccia delle cose che vengono fatte durante la carriera lavorativa, soprattutto nell'ultima fase prepensionistica. E questo è un altro lavoro che mostra appunto l'intento di creare questo dividendo nuovo, utilizzando al meglio le risorse del lavoratore anziano. Quindi parliamo di una fascia d'età un po' diversa, direi dai 50 ai 70 anni, per venire anche alla domanda che è stata fatta poco fa, anche se molti aspetti che devono essere presi in considerazione non riguardano l'età biologico-anagrafica, ma riguardano l'età cosiddetta soggettiva, come la chiamiamo noi, cioè quante risorse ha la persona e l'anzianità organizzativa, quanto la persona è anziana dentro quell'organizzazione, la seniority. Molti studi si sono occupati di verificare questi elementi di tipo compensativo, cioè diamo per scontato che vi sia il declino in alcune abilità cognitive, soprattutto laddove ci sono situazioni di elevata complessità, no? Ma allora come le persone mature progressivamente riescono a compensare questo declino con altre risorse, come ad esempio la risorsa fondamentale dell'esperienza accumulata, della capacità di affrontare problemi che si sono già presentati in passato, recuperare l'expertise, eccetera. Così come molti studi sono occupati appunto di studiare i processi motivazionali, cioè non c'è un declino motivazionale al lavoro, c'è piuttosto la sostituzione di alcune motivazioni come quelle che citavo prima, l'accumulo di competenze, il fare carriera, la voglia di prevalere che magari è prevalente nei giovani, di affermarsi giustamente nella propria carriera, vengono sostituite con motivazioni diverse, come ad esempio la strutturazione di relazioni sociali più favorevoli, il far funzionare bene la propria organizzazione o, come dicevo prima, quelle di tipo generativo, di aiutare gli altri e lasciare un'eredità. Diciamo così che siamo in un filone dove appunto cerchiamo di individuare tutti gli aspetti che possono favorire un successo nell'invecchiamento al lavoro, dove per invecchiamento non si intende appunto l'essere vecchi, ma il progressivamente muoversi in una situazione di progressivo cambiamento, più che di declino. Ecco, c'è un altro versante su cui stiamo lavorando che ci sta abbastanza a cuore, perché come vedete il problema dell'invecchiamento nei luoghi di lavoro non è solo un problema dell'individuo, è anche un problema di chi organizza i luoghi di lavoro. E su questo ci chiediamo, dopo vi dirò quando parlo al plurale chi intendo, se è possibile pensare di organizzare i luoghi di lavoro tenendo conto anche dei diversi bisogni, delle diverse caratteristiche, delle diverse aspettative che i lavoratori maturi possono avere rispetto alle generazioni più giovani. Quindi pensare degli interventi sul piano dell'organizzazione del lavoro, della definizione dei compiti, eccetera, che possano in qualche modo favorire al meglio produttività, ma anche soddisfazione e benessere delle persone mature. E sto parlando di interventi che non tocchino solo l'aspetto ergonomico, forse molti di voi conosceranno esperienze fatte ad esempio alla BMW in Germania, dove sono stati costituiti dei reparti di produzione tutti progettati in funzione del lavoratore e della lavoratrice over 50 in termini ergonomici. Ma non è solo questo, cioè noi pensiamo ad esempio a soluzioni organizzative che tocchino, non entro nel merito dei vari punti perché sono molto dettagliati, ma tocchino ad esempio aspetti come
l'organizzazione oraria, la possibilità di avere flessibilità negli orari, non solo lungo la giornata, ma anche la distribuzione temporale del proprio contributo lavorativo lungo la settimana, tenendo conto del fatto che ci sono impegni di tipo familiare e di tipo sanitario che forse sono più pregnanti rispetto ai lavoratori nel pieno delle proprie funzioni lavorative nelle generazioni più giovani. In termini di carico di lavoro e quindi la ricchezza e la complessità del compito, la varietà del compito, abbiamo fatto studi particolari proprio sul concetto di quanto la varietà del compito è apprezzata in diverse fasi della vita, e ovviamente la varietà del compito può essere intesa in modi diversi. Un conto è mettere in campo diversi tipi di competenze, un conto è fare compiti diversi. Ovviamente giovani e anziani su questo hanno diverse aspettative e caratteristiche. Possiamo anche pensare a interventi che riguardino il funzionamento organizzativo in senso stretto, come le persone vengono valutate, qual è il sistema premiale. Immaginate un superiore, un supervisor che dà una valutazione a un giovane, una persona più giovane, oppure dà una valutazione a una persona più anziana. Ecco, anche in questi casi forse l'attenzione a come viene restituito il feedback, a come vengono dati tutta una serie di input, è sensibile all'età della persona con cui interagiamo. Il livello di autonomia, di responsabilità, eccetera. Tutta una serie di spunti che potrebbero andare nella direzione di trovare le condizioni per creare situazioni di lavoro più favorevoli anche alle persone appunto in età matura. Possibili ricadute le vediamo in termini di produttività, e quindi se andiamo incontro alle caratteristiche della persona probabilmente anche gli esiti possono essere più positivi in termini di produttività e di efficienza, ma anche di clima organizzativo, di sistema di relazioni all'interno dei luoghi di lavoro, di benessere psicologico e non ultimo in termini di importanza in termini di salute fisica. Ci sono degli studi, ve li riporto proprio con uno spot finale, molto interessanti, condotti nei paesi scandinavi, che mostrano una relazione di tipo, studi di tipo epidemiologico, che mostrano una relazione tra complessità del lavoro svolto durante l'arco di vita e probabilità di avere delle malattie di tipo degenerativo in età avanzata. Quindi la complessità e la ricchezza del lavoro può essere una risorsa anche per fasi successive dell'arco della vita. Chiudo con una segnalazione che mi dà un certo orgoglio, nel senso che su questi temi ci sta lavorando un gruppo, un network di ricercatori, prevalentemente psicologi delle organizzazioni, a livello mondiale, una cinquantina di ricercatori, un network che è nato circa 7-8 anni fa, e abbiamo avuto la prima opportunità di incontro proprio in questa sala. Quindi Rovereto è stato il momento in cui questo network ha preso vita e adesso continua a incontrarsi, a produrre anche lavori che vengono pubblicati anche su riviste specifiche del settore. Io ho concluso e vi ringrazio molto. Grazie Franco, ci sono domande, commenti, curiosità? Se non ci sono, allora passerei alla prossima relatrice, Costanza Papagno. D'altronde ho appena scoperto di essere un'anziana giovane, quindi
qualche difficoltà ce l'avrò. Dunque, allora io quello adesso cambiamo un po' e parliamo invece dell'invecchiamento patologico. Io sono neurologa e quindi mi occupo di questo aspetto. E il prototipo dell'invecchiamento patologico è la malattia di Alzheimer, però la malattia di Alzheimer non è l'unica forma di demenza esistente, quindi quello che noi facciamo, il lavoro al CERIN qui a Rovereto, che è un centro di riabilitazione neurocognitiva, quello che noi facciamo soprattutto in primo luogo è una diagnosi, la diagnosi per differenziare fra loro i diversi tipi di demenza e anche soprattutto differenziare quella che è la demenza da quello che è l'invecchiamento normale, perché in fondo, in particolare per la malattia di Alzheimer, non si tratta altro che dell'accentuazione di caratteristiche che sono presenti anche nel vecchio normale. E quindi molto spesso io conduco una battaglia personale contro il mini mental, che è quel test che viene utilizzato per diagnosticare la demenza, che in realtà non è adeguato. Quello che noi facciamo è cercare di sviluppare il più possibile dei nuovi test che permettano una diagnosi sempre più accurata, quindi una diagnosi differenziale sia con l'invecchiamento normale che tra le diverse forme di demenza. Per esempio, tanto per fare un esempio, una delle difficoltà maggiori dell'anziano è quella, per esempio, di revocare i nomi propri, e questo è ancora maggiormente evidente in alcune forme di demenza, per cui per esempio abbiamo tarato dei test in cui si devono riconoscere volti famosi rispetto a volti non famosi, o ancora più complicato riconoscere le persone, essere in grado di denominare a partire dalla voce. Dare un sorriso, passare una giornata. Così poi ci pensate chi era. Dunque, oppure ci sono altre prove invece che riguardano la memoria visiva, e un elemento importante è riconoscere se i ricordi non si sono proprio depositati, e quindi se vedo una figura così complessa e poi mi si chiede di riprodurla a distanza, io non sono in grado di farlo per due motivi: o perché non riesco a recuperare il ricordo, oppure perché il ricordo non è stato proprio immagazzinato. Allora posso chiedere semplicemente di riprodurla, oppure vedere se è in grado di riconoscere delle parti che erano presenti comunque in quella figura. Una volta inquadrato il tipo di disturbo che il paziente ha, che cosa si può fare? Nel caso delle demenze non parlerei di riabilitazione, perché non si può riabilitare, ma attivazione cognitiva. E in questo caso va sempre più mirata al tipo di deficit che ha questo paziente, perché anche la stessa malattia di Alzheimer sappiamo che può avere diversi tipi di manifestazione, può nel caso tipico manifestarsi come un prevalente disturbo di memoria, ma ci sono casi, varianti atipiche, in cui si manifesta inizialmente con un disturbo del linguaggio, oppure possono essere presenti disturbi della percezione visiva di vario tipo, o ancora disturbi per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione delle proprie attività. E quindi i miei giovani collaboratori, non io perché sono una giovane anziana e quindi non ho fantasia, loro sviluppano delle tecniche che sono mirate appunto al tipo di disturbo che ha il paziente. Qui per esempio sono prove, sono esercizi per quelli che hanno una prevalente disturbo visopercettivo, in cui gradatamente il compito si complica perché aumentano il numero degli stimoli e perché aumenta la loro somiglianza, oppure appunto esercizi in cui devono riconoscere tra più oggetti quelli uguali, oppure ancora che devono riconoscere appunto l'oggetto corrispondente, la figura corrispondente tra diverse alternative. Ma che cosa è questo? È quello che si fa adesso, ma che cosa vogliamo fare in futuro? Che cosa c'è in programma? Allora, sia dal punto di vista della diagnosi che dal punto di vista dell'attivazione. Per quanto riguarda la diagnosi, per esempio, noi abbiamo una richiesta di finanziamento insieme ai biologi, in collaborazione ci sono anche
componenti del cibo per vedere se è possibile trovare appunto dei marcatori periferici, quindi a livello per esempio di saliva oppure di urine, che siano in grado di identificare precocemente i pazienti che sono a rischio, distinguendo diverse forme. Si parla molto adesso per esempio di fragilità. La fragilità è quando ci sono dei sistemi fisiologici che sono disregolati, oppure c'è una riduzione delle riserve fisiologiche che produce una maggiore vulnerabilità. E c'è anche una fragilità cognitiva in cui a questa fragilità, diciamo così, fisica si associa anche una fragilità, una lieve compromissione cognitiva, il mild cognitive impairment, e quindi insieme si produce una fragilità cognitiva. E quindi noi, il nostro scopo è quello di riuscire a discriminare attraverso i nostri test i pazienti con le diverse soggetti normali, anziani normali o anziani con fragilità, o con fragilità cognitiva, e allo stesso tempo i biologi cercheranno di trovare qualcosa di dosabile a livello di questo periferico che sia in grado di discriminare tra queste diverse possibilità. Un altro progetto che abbiamo in corso, che riguarda invece l'aspetto più propriamente di attivazione cognitiva, è una richiesta di fondi al Ministero della Salute, perché di recente è stato pubblicato questo articolo che mostra come i soggetti che sono ipermnesici, cioè quelli che riescono a ricordare anche, voi gli dite una data a caso, cosa avete fatto il 27 gennaio del 1980, e vi sanno dire esattamente che cosa è successo quel giorno, cosa hanno fatto quel giorno. Ecco, questi soggetti ipermnesici, in una rivista molto quotata, è stato pubblicato questo articolo che dimostra che sono presenti delle connessioni molto più forti tra una porzione del nostro cervello che è la corteccia frontale, che è quella che dovrebbe recuperare i ricordi, e l'ippocampo, che è la zona dove i ricordi si formano, vengono immagazzinati. E allora una possibilità è, attraverso tecniche di stimolazione di neuromodulazione, provare a vedere se stimolando appunto la corteccia prefrontale è possibile aumentare appunto la connettività, le connessioni, con incrementare appunto la forza di connessione tra questa struttura e l'ippocampo, dove cioè i ricordi sono depositati. E questo appunto nei soggetti con un'iniziale compromissione della memoria. E infine un altro progetto che è in corso con gli ingegneri del DISI, qui di Povo, è quello per il trattamento invece dei disturbi del linguaggio, quando per appunto riuscire a migliorare il trattamento, evitando al paziente di doversi recare quotidianamente nella nostra struttura, fornire delle applicazioni su tablet le quali riconoscono la voce del paziente. Questo appunto è l'aspetto difficile della realizzazione di questo progetto, un meccanismo un po' come i Siri sui telefonini, per cui il paziente, posto di fronte a un'immagine, deve provare a dire il nome e il sistema riconosce se è corretto o meno. Se il paziente non è in grado di trovare la risposta corretta, viene fornita una prima facilitazione e quindi compare la definizione della figura. Se il paziente ancora non è in grado di fornire il nome della figura, viene presentato un aiuto grafico, e questo quindi compare una P sul foglio. Se ancora non riesce in questo intento, viene presentato un suono, il fonema iniziale, quindi la P, e infine, se ancora con questo sistema non riesce a dare la sua risposta, viene fornita una frase nel cui contesto andrebbe inserita appunto la parola, quindi non so, essere muto come un pesce. Ecco, e quindi questo è l'altro progetto appunto che è in corso per questi pazienti. Io con questo avrei concluso. Grazie Costanza. Credo che la prima domanda sia: ma di chi era la voce, scusa? Come?
Di chi era la voce, scusami? La voce era di Totti. Ah, ok. E l'ho messa apposta perché curiosamente non me lo sarei aspettato, ma è l'unico che quasi tutti i pazienti riconoscono. Ottimo, io no, molto bene. Ci sono domande, commenti? E aspettate, ce ne sono tre. Mi rialzate la mano, scusatemi. Uno, due, tre. Buongiorno. Sono Sandro Feller, rappresento l'AIMA, Associazione Malattie di Alzheimer. Volevo chiedere un commento, un approfondimento sui biomarcatori periferici, cioè quanto manca ancora tanto tempo ad avere la possibilità di avere un test affidabile che si può fare a campione largo su tutta la popolazione. Adesso stanno proprio iniziando a vedere se perché anche nella fragilità sembra che questa sia determinata dall'aumento della amiloidosi. Allora quello che stanno mettendo a punto, credo che sia già approntata questa tecnica per il dosaggio dell'amiloidosi anche a livello periferico, e quindi dovrebbe partire la sperimentazione quanto prima, per cui penso che ci vorranno almeno 3 anni ancora perlomeno per vedere se ci sono dei risultati. E un suo commento sul progetto Interceptor, che associa i marcatori biomarcatori anche alle metodologiche neurofisiologiche. Sì, beh, questo è ottimo, questa sarebbe appunto anche perché più facilmente applicabile, anche perché sappiamo che adesso nei criteri che ci sono non tutti i laboratori hanno a disposizione gli strumenti di neuroimmagini che sono quelle più sicure, oppure magari evitare di sottoporre all'esame del liquor i pazienti, che è sempre un'indagine fastidiosa. Okay, grazie. Volevo chiedersi questo. Iniziamo ad avere dei farmaci che riescono a contrastare la deposizione dell'amiloide e quindi in qualche maniera efficaci sul meccanismo patogenetico della malattia. Il problema è che questi farmaci dobbiamo darli circa 10-20 anni prima che si manifesti clinicamente la malattia. A questo punto giustifica tutta l'attenzione verso la diagnostica precoce, l'identificazione precoce. Dal punto di vista neuropsicologico stretto, riusciamo noi a avere dei marcatori, chiamiamoli così, o dei trait in qualche modo che ci possono... Abbiamo gli MCI, quindi cognitivi iniziali, addirittura in fase, non dico pre-MCI, ma diciamo allargando questa finestra di fase di patologia estremamente precoce, perché abbiamo anche la PET con traccianti per amiloide che ci può aiutare, ma è difficile fare una tipologia di esame di questo genere al paziente che sana un quarantenne o un cinquantenne. Vedi in prospettiva la possibilità di arrivarci? Ma cioè, è abbastanza complicato dal punto di vista neuropsicologico, perché a parte che non so, non è che dovremmo testare a tappeto tutta la popolazione a partire dai 40 anni e vedere se ci sono delle modificazioni. Adesso è vero che all'inizio, in fase iniziale, con i test, se sei una persona con una certa esperienza, riesci anche a capire verso quale tipo di invecchiamento va. Però c'è anche da dire che ci sono talmente tante quelle presentazioni atipiche che pure con i test adesso è praticamente impossibile. E poi appunto per avere una cosa così precoce bisognerebbe testare a tappeto tutta la popolazione a partire da una certa età. Non so se appunto con la prevenzione, come si fa il PSA piuttosto che il PAP test, non so se si arriverà mai a fare un test. Comunque per una diagnosi ci vuole non basta un test, ci vuole una batteria molto lunga e quindi anche molto dispendioso in termini di tempo, di personale impiegato, di risorse, ecco. Okay. Professoressa, grazie. Fracaroli mi aiuta perché siccome io sono un lavoratore anziano al limite, quindi proprio prossimo ai 70 anni, allora approfitto. La farò lavorare un po' perché anche lei è... La farò lavorare un po' perché credo che sia importante fare una chiara differenziazione fra l'encefalovasculopatia, demenza senile e l'Alzheimer. Perché normalmente nel volgo viene definito Alzheimer ciò che non è Alzheimer. Quindi credo che questo sia un primo passo importante. Poi lei ha accennato
parlando di pap test, ha un elemento importantissimo. Cioè, noi stiamo facendo screening su patologie significative da un punto di vista cardiovascolare, da un punto di vista tumorale, ma una delle malattie che avrà maggiore impatto da un punto di vista dei costi sarà l'invecchiamento patologico. E quindi studiare adeguatamente rispetto ad alcuni suggerimenti che sono stati portati credo che sia un dovere a cui dovremo assolutamente prepararci. Però per prepararci a questo bisogna fare sistema. La difficoltà più grossa che noi abbiamo oggi, famiglie e medici di medicina generale in particolare, è trovare fra le varie agenzie quella che coordina per stabilire la diagnosi e quella che coordina poi l'attività assistenziale. Perché oggi, nella maggior parte dei casi, il tema assistenziale ricade sulle famiglie che hanno grandissimi impegni economici per assistere i soggetti con demenza senile o con Alzheimer. E non tutti hanno queste possibilità economiche. Noi oggi credo che riusciamo ad assistere non oltre l'8% dei pazienti con queste problematiche. Grazie. Sì, e credo che questa sarà una risposta che darà il prossimo relatore. Dunque, la cosa da dire, la prima cosa che vorrei dire adesso è il fatto che adesso con le tecniche di neuroimmagini che abbiamo adesso, con le risonanze così precise che ci sono, in realtà ormai tutti i pazienti che vedo di una certa età, le loro belle lesioni vascolari ce le hanno comunque. Quindi diventa sempre complesso stabilire, c'è la storia, una storia di malattie vascolari, ci sono dei criteri appunto per decidere se si tratta più di una malattia di Alzheimer o più di una forma vascolare, in base proprio a tutte dei criteri diagnostici che sono stati stilati a livello internazionale per fare diagnosi. Devo dire che molto spesso ci sono anche forme miste, perché passata una certa età un qualche disturbo vascolare c'è stato e magari poi il fattore di rischio per la malattia di Alzheimer è l'età e quindi è sempre molto più difficile. Ci sono delle caratteristiche, diciamo così, cliniche per cui magari appunto il disturbo di memoria, quello in cui non immagazzino neanche, prevale nella malattia di Alzheimer, mentre nelle forme vascolari prevale invece un po' l'apatia, la difficoltà di pianificazione. Quindi ci sono delle caratteristiche cliniche che per il clinico esperto permettono di fare una diagnosi anche sulla base del comportamento neuropsicologico del paziente, fermo restando che sono molte le forme miste. Okay. Grazie Costanza, credo che la risposta sia stata molto esauriente. Grazie. Quindi, visto che è stato chiamato in causa, chiamiamo Enrico Nava, prego. Di questo invito a partecipare come rappresentante del Servizio Sanitario Trentino a questa fase di discussione sull'invecchiamento. Tra l'altro l'intervento precedente mi apre un po' la pista di discussione. Fino all'altro ieri, come si diceva anche inizialmente Minussi, l'invecchiamento della popolazione, l'età media della popolazione è considerato un parametro di benessere. Quindi le popolazioni più anziane sono quelle che stanno meglio, perché evidentemente dei fattori e dei determinanti della salute nel quale vivono, prevalentemente di tipo sociale, economico, ambientale, ne determina un aumento di età.
Ora l'aumento di età però della popolazione rappresenta un problema, anche alla luce dei dati veramente allarmanti che riguardano le nuove nascite. Trentino probabilmente quest'anno, l'abbiamo letto anche sui giornali ultimamente, non raggiungerà per la prima volta la soglia dei 4.000 nati. Probabilmente ne avremo di meno. Fino a 10 anni fa erano 5.600. Questo decremento, se confermato nel corso degli anni, non farà che peggiorare gravemente la situazione, praticamente attribuendo all'Italia, ai paesi occidentali, paesi di vecchi, di anziani e quindi con le problematiche relative. L'alternativa al vecchiamento sarebbe morire precocemente, ma chiaramente noi non ci auguriamo questo tipo di, anzi lavoriamo esattamente per il contrario, cercando di prolungare l'età. Un'Italia, ma il Trentino ha gli stessi rapporti, che diventa sempre più fragile. Vediamo nel corso degli anni come sono cambiate le differenze. I sessantenni e gli ultra sessantenni sono aumentati in 10 anni di più di 2 milioni. La popolazione fragile di fatto aumenta. Ovviamente dobbiamo anche concentrarci, però, perché l'abbiamo già sentito prima, non tutti gli anziani gravano sui sistemi pubblici. Si invecchia anche molto, molto bene e le opportunità e le capacità delle persone oltre i 65 anni sono ancora estremamente valide e di questo dovremo fare riferimento per quanto dopo andrò a dire. Noi ci concentriamo, chiedo scusa, potrei tornare indietro un attimo perché mi è saltata, ma non volevo. Vabbè, comunque non ha importanza, abbiamo visto che la popolazione delle persone anziane dopo accoglie al suo interno anche le persone che non sono autosufficienti, è su quello che probabilmente dopo noi dobbiamo incominciare a riflettere. Qui più o meno vedete un po' la distribuzione della cronicità all'interno della popolazione e come potete vedere questa si ripercuote su alcuni aspetti, ad esempio il consumo di farmaci, nell'ultima colonna sulla destra, ma il consumo dei farmaci non rappresenta sicuramente un grosso problema. Affrontare il problema dell'invecchiamento per un sistema sanitario vuol dire affrontarlo secondo due direttrici. Una direttrice veramente sanitaria, che se vogliamo è anche la più semplice, perché si tratta di prendere in carico cronicità, quindi di trattare le persone dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, dal punto di vista dei farmaci. Ma il problema grosso, come accennava anche l'intervento del collega che ha parlato prima, è un intervento di tipo sociosanitario, di assistenziale, dove effettivamente lì possiamo avere qualche maggiore problema e lo vedremo. Come il sistema sanitario affronta l'invecchiamento? Beh, innanzitutto attraverso sistemi di programmazione, tra cui uno di questi è il piano sanitario 2015-2025, che affronta il problema dell'invecchiamento sotto l'aspetto, ad esempio, della messa in atto di progettualità di invecchiamento attivo, di mantenimento delle capacità funzionali delle persone attraverso i programmi di prevenzione primaria e in questo basta andare a dare una scorsa a questo documento di programmazione che, come vedete, abbraccia un arco di tempo di circa 10 anni per capire dove si può andare a parare. Certamente ci sono anche degli strumenti più specifici, prevalentemente quelli che riguardano l'approccio alla cronicità. Gli obiettivi che tra l'altro verranno anche prestissimo recepiti da parte del Trentino riguardano sostanzialmente la riduzione del peso dell'individuo, della famiglia, del contesto sociale, migliorando chiaramente la qualità della vita, l'efficacia dei servizi sanitari e l'uniformità e l'equità di accesso.
Il problema della cronicità è un problema che di fatto riguarda le persone che non hanno i mezzi sociali, relazionali per poter affrontare il resto della vita che hanno di fronte in una situazione con un livello di qualità della vita perlomeno accettabile. Per quello che riguarda il Trentino, chiaramente il problema è un problema di conoscenza dei numeri, quindi quando parliamo di stratificazione della popolazione non tutti gli anziani sono persone che gravano sul sistema. A noi interessano, e attraverso i database amministrativi, consumo di farmaci, ricoveri, utilizzo di prestazioni socioassistenziali, siamo in grado e saremo in grado di individuare quella quota parte di soggetti fragili, quei 2.800.000 su base italiana, che in Trentino sono circa 18.000 persone, sulle quali intervenire con progettualità di cosiddetta health population management, cioè praticamente di individuare all'interno della popolazione quali sono i fragili e su questi andare a concentrare gli sforzi. Uno dei punti importanti è quello anche di definire i percorsi cosiddetti terapeutico-assistenziali, cioè dei veri sentieri all'interno dei quali i malati cronici si muovono nell'affrontare le criticità della vita. Abbiamo sentito parlare un attimo fa di Alzheimer, certamente il problema delle demenze è quello sul quale ultimamente abbiamo lavorato anche con un gruppo di colleghi, anche neurologi, che sono qui presenti in sala oggi. Sostanzialmente gli aspetti della cronicità, come potete vedere da questa piramide, possono essere raggruppati in vari livelli. Persone, è la base della piramide, per fortuna la più numerosa, che è in grado, con le proprie competenze, con le proprie risorse, anche di tipo economico, di badare a se stessi. E questi avranno sostanzialmente necessità di essere supportati anche con progettualità di medicina tecnologica. Abbiamo sentito parlare di dispositivi, di wearable, ma ormai anche dispositivi per misurare, che so, frequenza cardiaca, passi, eccetera, orologi che sono Fitbit e cose di questo genere, sono ampiamente disponibili, ampiamente utilizzati, anche per quello che riguarda gli approcci terapeutici, anche per quello che riguarda i percorsi diagnostici. Persone competenti sono in grado, entro certi limiti, di percorrere, ne è un esempio, ad esempio il software che viene utilizzato in Inghilterra per poter approcciare a diagnosi con sistemi di telemedicina. Ma quello che a noi interessa sono le persone portatrici di maggiori rischi, alti rischi, quella particella rossa della piramide, che sono veramente le persone più emarginate, più compromesse, senza reti familiari e con magari disponibilità economiche basse, sulle quali intervenire. Il disegno programmatico, come vedete, interessa diversi ambiti. Non li cito tutti, ma ne cito alcuni in modo particolare. Se ne è parlato prima, medicina generale. Sicuramente la medicina generale e l'assistenza primaria deve essere riorganizzata. Il rapporto uno a uno col proprio medico può essere molto utile nelle fasi magari giovanili della vita, però quando si parla di approccio alla cronicità e alla complessità serve anche un sistema sanitario, a iniziare dalla medicina generale, che si riorganizzi. Oggi alcune sperimentazioni stanno nascendo in provincia di Trento, una di quelle sono le aggregazioni funzionali territoriali, all'interno delle quali troviamo una figura che andrò a descrivere dopo, che potrebbe essere il cosiddetto infermiere di comunità, che rappresenta una figura non medica ma certamente molto importante per quello che riguarda i percorsi assistenziali e per quello che riguarda lo sviluppo delle competenze dei pazienti. Un altro aspetto riguarda ad esempio il passaggio tra la componente ospedaliera e la componente territoriale. Anche qui sappiamo che gli anziani sono i maggiori frequentatori degli ospedali, ma una malattia acuta tracciabile, diagnosticabile dopo, può rappresentare un gravame importante in fase di dimissione.
Una delle esperienze maggiormente interessanti da questo punto di vista, che anche qui stiamo sviluppando sia a Trento che anche nel resto del territorio, sono i cosiddetti strutture di cure intermedie o di cure transizionali, come si vogliono chiamare a seconda dei linguaggi, in cui il ruolo assistenziale viene maggiormente enfatizzato attraverso percorsi extraospedalieri, ma comunque in ambiente protetto, vengono effettuati per potenziare o recuperare alcune risorse individuali, soprattutto per quello che riguarda le ADL, che possono dopo permettere alle persone di ritornare al domicilio in condizioni ancora accettabili. Due parole sull'infermiere di comunità, che è questa figura un po' che si andrà ad inserire nel panorama interno del sistema e che affiancherà il medico di medicina generale in una attività assistenziale propria e di medicina di comunità. Infine, il fronte sociosanitario. Concludo con questa immagine, che è l'immagine dell'Italia e della stima delle persone non autosufficienti. Per le persone non autosufficienti esistono delle prospettive assistenziali diversificate, dalle prospettive assistenziali residenziali, semi-residenziali, quindi centri diurni, dalle prospettive assistenziali domiciliari con il sistema dell'ADI, e qui arriviamo a 1.400.000 persone. Ma rimane un altro 1.400.000 persone che di questi aspetti non possono beneficiare, di queste risorse non possono beneficiare. Questo è il tema e un po' la risposta anche a quella domanda. Questi si arrangiano con risorse proprie o non si arrangiano affatto. Credo, ecco, che sia su questo ambito, e la nostra provincia sicuramente più di altri punti del territorio italiano ha fatto grandi investimenti in termini sociali, ma sicuramente questo rappresenta ancora, anche per il futuro, insomma, ecco, programmatori, uno degli impegni maggiormente prioritari. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Enrico. Ci sono domande, commenti? Buongiorno, dottor Nava, grazie per la sua relazione. A proposito di quelli che si devono arrangiare, sicuramente la provincia di Trento è più virtuosa perché ha messo in campo delle risorse sul piano delle demenze, certo, rispetto invece al piano nazionale che di risorse non ne ha messo in campo. Penso che però comunque ci siano ancora delle criticità da affrontare. Una in particolare riguarda l'assistenza specializzata al domicilio, perché la maggior parte degli ammalati sono al domicilio e, come è stato detto, il costo, il peso anche economico ricade nella maggior parte dei casi sulle famiglie. Se un malato di Alzheimer costa circa 75.000 euro all'anno, 2/3 sono a carico della famiglia, certo, 1/3 ricade. E l'altro aspetto è il tema, è quello della residenzialità leggera, cioè man mano che aumenta l'invecchiamento e si perde l'autosufficienza, non è possibile adoperare le case di riposo, quella che viene chiamata, ma bisogna allestire questi servizi. Quindi la domanda è su questo se si sta lavorando. Ma dopo avremo magari l'intervento dell'assessore, ecco, che ci ha raggiunto e che dirà, ecco, quali sono le politiche attuali della provincia. Certamente il tema della residenzialità leggera è già comunque, diciamo così, una realtà, perché rappresenta anche nell'approvazione dell'ultima normativa e legge, ecco, sulla non autosufficienza, il tema della residenzialità leggera, quindi non incardinata in una struttura sociosanitaria quale è un RSA, rappresenta una forte opportunità, perché è a basso costo,
Consente anche di fare interventi di programmazione di lungo termine, quindi anche il famoso dopo di noi può rappresentare con la residenzialità leggera, non soltanto quindi intesa. Oggi stiamo facendo delle buone sperimentazioni, ad esempio sulla residenzialità leggera per la salute, nell'ambito della salute mentale, in cui si stanno ottenendo risultati direi molto, molto positivi. La residenzialità leggera oggi ha rappresentato e rappresenta sicuramente un trampolino, una buona esperienza anche nell'ambito del sociale, perché permette di mettere insieme le persone, chi sta meglio con chi sta un po' meno bene, ma dal mio punto di vista questa può rappresentare all'interno della nostra società, della nostra organizzazione, un passo veramente importante. Quindi come azienda quella è una strada che stiamo percorrendo. Non è sicuramente la principale, però rappresenta sicuramente un punto al quale dovremo sicuramente tendere. Bene, grazie. Prima di... Ah, c'è un'altra domanda, scusate. Credono di essere autosufficienti, ma sono candidati sempre più a non esserlo. C'è qualche pensiero, qualche progetto che possa indirizzare e raccogliere nell'ottica del mutuo aiuto? L'automutuo aiuto sicuramente ha avuto buoni risultati e buone esperienze in termini di supporto nell'ambito delle singole patologie, prevalentemente da comportamento, l'alcol, gioco e questi aspetti, ma anche di rinforzo su tematiche specifiche, il lutto post, ad esempio, post morte di una persona cara, di congiunti, o anche su tematiche, diciamo così, patologiche, quali ad esempio, che so, problematiche dei comportamenti alimentari. Ne cito alcune, ma ce ne sono molte altre. Nell'ambito viceversa della cronicità, più in generale, credo che forse l'automutuo aiuto sicuramente possa rappresentare un'opportunità, ma molto di più forse, uscendo leggermente un po' dalla metodologia dell'automutuo aiuto, che ha delle proprie caratteristiche, vale a dire un conduttore che dopo stimola gli altri partecipanti, possano essere utili esperienze come quelle che si stanno tentando ad esempio adesso in una serie di progettualità di cosiddetto welfare chilometri zero, in cui la popolazione diciamo affetta o comunque gravata da determinate problematiche viene accomunata in momenti di accompagnamento, in modo tale da poter, diciamo così, un po' avere un supporto dal punto di vista dell'isolamento sociale, ma soprattutto avere dopo una serie di indirizzi di accompagnamento sulla maggiore fruizione dei servizi sanitari o anche sociosanitari, oppure nell'approcciare alle proprie malattie e alle proprie cronicità. In questo senso credo che un percorso di questo genere sia assolutamente indispensabile, proprio per fronteggiare quel milione, diciamo così, di persone in Italia, e in Trentino ovviamente saranno molte meno, ma ci sono, rimangono isolate nei loro domicili e quindi perdono le occasioni di poter invece valorizzare quella competenze residue che invece consentirebbero di proseguire con una qualità della vita sufficientemente accettabile. Grazie, c'è un'ultima domanda, direi l'ultima perché sennò non ci siamo con i tempi. Nava, tu sai quanta è la mia passione sulla prevenzione, l'abbiamo condivisa. Certo. Hai parlato di personale con laurea breve in scienze infermieristiche che sia dedicato all'infermiere del territorio, ma l'infermiere del territorio è oggi prevalentemente attrezzato per la patologia cronica.
sulle patologie cognitive c'è tantissimo da fare. E noi abbiamo scienze cognitive nella nostra realtà, non tante. Abbiamo tutta una serie, dopo abbiamo presente l'assessore, quindi Dipartimento delle Fragilità. Perché la fragilità futura sono sì le malattie croniche e quindi bisognerà avere l'attenzione alle malattie croniche, ma poi ci sono anche quelli che non hanno patologie croniche di tipo organico, ma aumenteranno sempre quelli che invecchieranno, per fortuna tanti bene, ma quelli che invecchiano male avranno bisogno di un'attenzione specifica, competente. Noi abbiamo oggi nel nostro territorio, nella nostra provincia, per l'idea illuminata di qualcuno qualche anno fa, la possibilità di dare qualcosa molto di più a questa che è una patologia endemica che peggiorerà. Quindi forse ripensare a un sistema assistenziale che non sia solo sanitario, che parta da un discorso. Sono le competenze presenti oggi sul territorio e farle fare rete, fare un ragno, forse è quello che ci parlo per interesse perché mi avvicino a questo tipo di età. Grazie. Io direi che dopo l'intervento del dottore Ricconava, niente di meglio che avere qui l'assessore alla salute, alle politiche sociali e allo sport, Luca Zedi, che ci porta i suoi saluti. Buongiorno. Mi fa molto piacere intervenire anche dopo questi interventi e queste domande che permettono di inserire anche queste mie considerazioni collegandole subito. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori, anche perché questa è una delle tematiche, forse potrei dire la tematica che noi abbiamo considerato prioritaria in questi anni. È emerso poco mediaticamente, perché è maledettamente difficile far capire che c'è un'urgenza vera, la vera emergenza è quella degli 8.000 malati di demenze dentro le famiglie, ma che non fanno rumore. È molto più facile mediaticamente concentrarsi sul singolo reparto che ha un'ora di attesa in più rispetto a quello che sarebbe l'aspettativa, che non è però lì il vero problema sanitario. Certo, lavoriamo per migliorare anche quello, ma qui c'è la vera priorità. Quella che è stata forse la riforma più significativa che abbiamo fatto come Consiglio Provinciale in questi anni sull'ambito sanitario è la riforma del welfare anziani. Perché? Perché lì si è cercato di dare una impostazione di visione dentro la quale far rientrare tutte queste considerazioni che ho sentito prima. Il fatto di riuscire a superare una frammentazione di offerta di servizi che c'è di alta qualità, ma che è una erogazione e che quindi da parte dal punto di vista anche della famiglia, dell'utente, è un aderire a delle offerte fisse, mentre è qualcos'altro che serve. Serve fare politiche per gli anziani e quindi adattare anche le diverse risposte ai bisogni che cambiano nel tempo. L'impostazione di quella riforma si basava su un'analisi dei trend demografici. Abbiamo visto i trend nazionali, ma noi oggi abbiamo 115.000 over 65, saranno 150.000 nel 2030, e il 2030 è domani mattina, quindi vuol dire che è già in corso un invecchiamento molto elevato della popolazione. Saranno 200.000 nel 2050, che è dopodomani. Questo in sé non è un male. Essere in una società con un'alta aspettativa di vita è sicuramente preferibile che vivere in una società dove muori prima, perché significa che c'è un contesto favorevole ad invecchiare. È chiaro che l'obiettivo nostro è duplice. Da un lato, migliorare la qualità della vita nell'invecchiamento, dall'altro, prenderci carico per chi inizia una non autosufficienza e anche intensa e essere in grado di dare risposte soddisfacenti.
Nell'impostazione che abbiamo cercato di dare alla luce di questo invecchiamento c'è un principio di fondo che credo colleghi anche quello che è il tema di questo convegno, e cioè il fatto che il decadimento fisico o mentale è legato inscindibilmente agli stimoli che una persona ha. Questo è il punto su cui noi abbiamo davvero voluto e vogliamo insistere tanto. Nel momento in cui una persona è in una rete di relazioni, l'uomo è un essere relazionale, è più stimolata a vivere. La solitudine è il vero problema che abbiamo, e accanto ai trend demografici noi abbiamo anche lo sfaldamento delle reti familiari, che un tempo erano il primo ammortizzatore sociale. Ecco che allora in questo contesto puntare soprattutto su quella residenzialità leggera che abbiamo sentito è una risposta importante. Perché se qualcuno pensa che alla luce di questo invecchiamento basti aumentare in proporzione i posti letto in casa di riposo o il numero degli infermieri, non ha capito davvero nulla, sarebbe insostenibile. E in seconda battuta non è la risposta giusta, perché non va a incidere su quegli stimoli che possono invece rallentare il decadimento o anticipare la non autosufficienza, rimandarla più possibile. Ecco perché ora dobbiamo lavorare tanto sulla prevenzione in tutti i campi. Noi qui abbiamo anche persone in sala, nei vari enti, vedo persone del dipartimento, degli enti di ricerca che stanno lavorando su tanti laboratori di prevenzione. Pensiamo alle cacce al tesoro, all'invecchiamento attivo con le associazioni, anche qui dove insieme si stimola al movimento, insieme si stimola a mantenere la testa attiva. Abbiamo nei giorni scorsi concluso l'Alzheimer Fest, questa festa nazionale che abbiamo fatto a Levico Terme, proprio anche per far capire e promuovere l'idea che chi ha anche determinate problematiche è dentro la società, non va isolato, va invece mantenuto, e quindi dobbiamo sensibilizzare tutti anche in questa direzione. Stiamo cercando anche di anticipare di più, anche grazie alla tecnologia. Oggi probabilmente chi è in questa sala, tutti sappiamo che fa bene muoversi, che bisogna mangiare bene e che tenere allenata anche la testa è importante. Purtroppo questi messaggi non sono così scontati, non è detto che arrivino davvero a tutti. Ecco perché adesso stiamo sperimentando anche nuove forme. Abbiamo lanciato un'app, un'applicazione che attraverso il gioco cerca di stimolare anche, cioè di arrivare a tutta la popolazione, anche quella meno recettiva verso i messaggi tradizionali, e legandolo anche qui alla relazione, con della premialità, hai degli sconti in negozi collegati, sportivi, alimentari, e hai la possibilità di donare dei punti per le associazioni di volontariato, quindi l'idea di una rete, un collegamento anche sociale, salute sociale vanno davvero molto insieme. Ecco, questi sono tutti lavori che vanno nella direzione di dare quelle risposte indicate. L'altro elemento che è, quando qui si parla di invecchiamento e ricerca, c'è la ricerca diciamo clinica, cognitiva, ma c'è anche la ricerca tecnologica. In Trentino spesso parliamo del rapporto tra valli e città, il rischio che andando a innalzare la qualità clinica secondo le indicazioni, anche concentrando, porti però in realtà una minore risposta a chi vive lontano dal centro. Ecco, su questo la tecnologia può dare un supporto formidabile, perché se dobbiamo concentrare l'alta complessità, dobbiamo invece arrivare sempre più vicini alle famiglie sul territorio, dovunque esse vivano. Ecco il tema allora di quella domiciliarità che anche attraverso una tecnologia che è sempre più prestante, prestazionale, può davvero alleviare anche molto, insieme ai professionisti e agli operatori che lavorano. Ecco, quindi ci sono tante questioni che si interfacciano, ma sotto un'unica visione di fondo, che è questa, quella di muoverci nella direzione di unire prevenzione, sviluppo di domiciliarità e residenzialità leggera in maniera molto marcata. In Svezia negli anni scorsi sono passati da 140.000 posti in casa di riposo a 90.000, cioè li hanno abbassati per alzare invece le cosiddette co-housing, che vuol dire decine di cose diverse, non c'è un'unica formula.
ma queste sono proprio una strada per ritornare a creare quelle reti che poi sono quelle che possono superare la cosiddetta vulnerabilità, anche quindi la fase precedente, la fragilità, che possono rimettere in moto quel welfare generativo di cui oggi tanto si parla. Ecco, quindi noi abbiamo il dovere di muoverci. In Trentino abbiamo un contesto che consente di fare questi ragionamenti proprio perché negli anni si è consolidata anche una rete con alta qualità. Per oggi serve questo salto, serve un salto in avanti proprio per anticipare o cambiare mentre sta cambiando la società e in questo modo garantire anche per i prossimi anni questa qualità e queste risposte ai cittadini. Se tutti insieme, istituzioni, professionisti, operatori, chi nei diversi ambiti lavora, ci muoveremo in questa direzione, sono certo che ce la faremo. Quindi grazie a voi per il lavoro che svolgete e buon proseguimento del convegno. Grazie. Allora, siamo arrivati alla fase finale, alla presentazione di Nicoletta Berardi e dirò solo un paio di informazioni, poi le lascio la parola perché sono molto contenta e curiosa di sentire cosa ci dirà. Ci sono due aspetti che mi hanno colpito della sua biografia. Il primo è che Nicoletta ha una laurea in fisica e questo ancora una volta fa capire come la multidisciplinarità è una componente fortissima nel riuscire a fare ricerca, a farla bene su qualsiasi argomento. Il secondo aspetto della sua biografia è che, sebbene abbia svolto periodi di ricerca all'estero, credo prevalentemente in Inghilterra, se non erro, ha vissuto la maggior parte della sua attività di ricerca in Italia, tra Napoli, Firenze e Pisa, se non mi ricordo male, e questo, oltre ad essere delle gran belle città, ma questo fa capire che in realtà anche in Italia è possibile fare una ricerca di ottimo livello. E non solo era possibile fino a qualche tempo fa, è tuttora possibile. Non so se avete letto sui giornali che c'è un ricercatore della Statale di Milano, se non erro, che è stato selezionato tra gli 11 migliori ricercatori al mondo da Nature. Quindi è ancora possibile. Dio, se avessimo un po' più di soldi sarebbe più facile, però questa è un'altra questione. E Nicoletta Berardi si è occupata per, credo, la maggior parte della sua attività di ricerca di plasticità, quindi di flessibilità neurale o più in generale del concetto di flessibilità. L'ha studiato in un modo molto bello, direi, perché ha usato metodologie diverse, ha usato le metodologie comportamentali, quelle elettrofisiologiche, ha usato quelle biochimiche. E l'ha fatto studiando popolazioni diverse, quindi per esempio ha utilizzato gli animali come modello per studiare alcuni aspetti della plasticità e ultimamente si è dedicata agli esseri umani, quindi davvero un curriculum impressionante e anche un po' di invidia effettivamente. gran parte della sua ricerca sulla plasticità si è dedicata all'ambliopia, quindi al famoso occhio pigro, però recentemente ha iniziato dei progetti che riguardano invece la possibilità di migliorare le abilità mentali e cognitive non solo nei soggetti anziani sani ma anche in quei soggetti che sono tipicamente un po' a rischio, quindi quelli che abbiamo sentito prima si chiamano MCI o mild cognitive impairment, persone con mild cognitive impairment. Quindi senza ulteriori indugi lascio la parola a Nicoletta e la ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Allora, grazie molte dell'invito. Come diceva Veronica, sì, la prima parte, diciamo, della mia carriera si è svolta principalmente in modelli animali, per cui scherzando dicevo che io sono un riabilitatore di topi e sono molto onorata di essere invitata a parlare dove invece si riabilitano gli esseri umani. Però adesso ho anche passato 10 anni della mia vita nel progetto che vi illustro, che è il progetto Train the Brain, e quindi vi racconterò a nome dei numerosissimi partecipanti a questo progetto cosa abbiamo trovato e che cosa ci ha portato a pensare che effettivamente la strada dell'invecchiamento non è necessariamente una gloomy road, una strada cupa e brutta che ci porta verso qualcosa che necessariamente è negativo.
Allora, abbiamo visto che la frazione di anziani nella popolazione generale aumenta in tutte le nazioni, fa una certa differenza dire aging society, quindi società che invecchia, e silver society, è la stessa cosa ovviamente, però mi piace dirlo perché è stato sottolineato molte volte oggi che è anche una questione di atteggiamento con cui guardiamo all'invecchiamento, che è una fase fisiologica della nostra vita a cui non dobbiamo assolutamente guardare con timore e preoccupazione. E anche il termine successful aging, invecchiamento di successo, a volte mi dà un po' l'idea di qualcuno che vuol combattere con l'invecchiamento, come se lo volesse cancellare. Mi è piaciuta la citazione che mi ha raccontato Costanza di Anna Magnani, che diceva al truccatore: non mi trucchi troppo, non tolga tutte le rughe, perché ci ho messo tanti anni a farmene venire. Preferisco usare appunto invecchiamento attivo, che vuol anche dire un coinvolgimento personale, oppure graceful aging, invecchiare con grazia, e magari perché no, joyful aging, invecchiare con gioia. Abbiamo visto che la fragilità cognitiva non è l'unica, ma è una delle fragilità legate all'invecchiamento che viene considerata una delle principali minacce appunto ad un invecchiamento con grazia. Noi sappiamo che la demenza non è la naturale conseguenza dell'invecchiamento, però l'età è purtroppo un grosso fattore di rischio per la demenza. Tra i tanti report che hanno inquadrato le prospettive dell'evoluzione del numero di soggetti con demenza, ho selezionato questo, in cui si dice che se nel 2010 il numero di persone con demenza nel mondo era intorno ai 36 milioni, questo numero aumenterà nel 2030 a circa 66 milioni e a 115 milioni nel 2050, unless, a meno che, ecco perché ho selezionato questo, a meno che non vengano introdotti mezzi efficaci di prevenzione, sostanzialmente, di ridurre l'incidenza della demenza. E il punto di partenza del nostro lavoro è stato una cosa che di nuovo è stato menzionato ripetutamente oggi. C'è una notevole variabilità nel grado di declino cognitivo associato con l'invecchiamento fisiologico. Ci sono soggetti che mantengono invidiabili capacità cognitive fino ben oltre i 90 anni. Ne conosciamo tutti, alcuni sono famosissimi come la professoressa Levi Montalcini, il cardinal Martini, Norberto Bobbio, ma ognuno di noi ha il suo personale, la sua personale lista. Qui vi ho messo due persone, Adriana Fiorentini, che è stata la mia relatrice di tesi, e Cecilia Seghizzi, musicista e pittrice, che ha compiuto 110 anni a Gorizia il 5 settembre scorso. Si lamenta un po' che non sta più bene in piedi, però diciamo, a parte questo è la Cecilia di sempre. Perché invecchiamo in maniera così diversa? Perché il nostro cervello invecchia in maniera diversa. Ci sono infatti delle differenze vistosissime nella capacità di eseguire compiti cognitivi che correlano con differenze vistose nella rete di aree cerebrali che si usano per svolgere un certo compito. Durante l'invecchiamento la flessibilità del cervello in media diminuisce, la plasticità neurale, quindi la capacità del cervello di rispondere all'esperienza, diminuisce. Però ci sono forme di plasticità che sono evidentissime nell'anziano, che sono state chiamate plasticità compensativa e sono state menzionate anche queste, perché compenserebbero quello che è la perdita di funzione naturale di una determinata area cerebrale. Come si manifesta la plasticità compensativa? Nel mantenimento di un buon livello cognitivo, e a livello di neuroimmagine si osserva l'attivazione di un maggior numero di aree cerebrali. Cambia che cosa reclutiamo come circuiti nervosi e questo sostiene una buona prestazione. Allora, vi faccio vedere un esempio che è abbastanza semplice. Allora, qui in alto vedete l'attivazione cerebrale in un soggetto giovane che svolge un compito di memoria a lungo termine. Le aree maggiormente attivate sono queste colorate in rosso, sono nell'emisfero frontale a destra. Non c'è attivazione a sinistra. Questo è un soggetto anziano con bassa prestazione, attiva le stesse aree. Questo è un soggetto anziano con alta prestazione, attiva aree aggiuntive, attiva aree anche dell'emisfero opposto. E questo correla con il mantenimento di buone prestazioni cognitive.
Noi pensiamo che queste differenze nella capacità di reclutare risorse aggiuntive per puntellare una prestazione che altrimenti sarebbe vacillante deriva dall'uso delle capacità cognitive, ovvero i soggetti imparano a usare strategie cognitive diverse che reclutano aree diverse attraverso l'uso delle proprie capacità. Io dico sempre ai miei studenti che si impara a pensare pensando, esattamente come si impara a camminare camminando e come si impara a parlare parlando. Penso anche che possiamo cercare di rimanere capaci di pensare pensando, quindi usandolo il nostro cervello. Quindi quello che vi faccio vedere adesso è quello che ci dice la letteratura scientifica sulla presenza di fattori protettivi, o se volete di fattori di rischio, nell'invecchiamento. Alcuni fattori di rischio possono essere legati al patrimonio genetico e quelli non li possiamo cambiare ancora. Altri, come vedremo, sono legati ad aspetti dell'esperienza giovanile, per esempio la scolarità, e anche quelli da anziani non li possiamo cambiare più. Ci sono però dei fattori di rischio e il loro opposto, che sono i fattori preventivi, che possono essere cambiati anche in soggetti anziani e possono essere usati per implementare interventi di cambiamento dello stile di vita. Secondo questo lavoro che è uscito 4 anni fa, è stato stimato che circa 1/3 dei casi di demenza nel mondo potrebbero essere attribuiti a 7 fattori di rischio, tutti modificabili e alcuni modificabili anche in età anziana. E qui ve li ho riportati. Si va da stati di malattia, a stati di malattia cronica, a obesità, a inattività fisica, fumare, depressione e bassa scolarità. Ho messo in grassetto quelli modificabili in età anziana. La bassa scolarità ovviamente non lo è. Però, come vedremo, c'è un fattore di rischio, se volete, aggiuntivo, che è quello di avere una bassa attività cognitiva in età anziana. E questo sì che ha il suo corrispettivo come fattore protettivo, che è aumentare l'attività cognitiva. Una cosa interessante è che di questi 7 fattori, la frazione più grande nei paesi, che potremmo chiamare così, industrializzati, sembrerebbe essere legata all'inattività fisica. Quindi l'esercizio fisico come fattore protettivo. Se l'inattività fisica è un fattore di rischio, l'esercizio fisico potrebbe essere un fattore protettivo. Che l'istruzione, la scolarità possano essere un fattore protettivo può essere anche intuitivo. Ci facciamo un bagaglio non solo di cognizioni, ma di circuiti nervosi allenati in un certo modo, se c'è un'elevata scolarità. E questo, diciamo, è evidente ormai da più di 20 anni. Ma la scolarità non è l'unica fonte di quello che viene chiamato riserva cognitiva e che è una caratteristica, è un costrutto che cerca di spiegare perché a parità di danno cerebrale ci sono soggetti che mantengono un buono stato cognitivo e altri no. Per esempio, anche la tipologia lavorativa è un qualcosa che contribuisce alla riserva cognitiva. Io mi sono sempre chiesta perché non viene mai valutato anche il ruolo della soddisfazione del lavoro svolto. Viene sempre valutata la tipologia, che tipo di lavoro è stato fatto. Ma un tipo di lavoro che non sia di soddisfazione, così come ci insegnano anche alcuni studi nell'animale, non è protettivo, anzi potrebbe essere addirittura negativo. La letteratura scientifica però ha suggerito che ci sono anche altri fattori che possono contribuire alla riserva cognitiva, di cui l'esercizio fisico è quello più incongruo apparentemente. Per quale motivo fare esercizio fisico dovrebbe essere di beneficio alle attività cognitive? Allora, spendo 2 minuti per cercare di fare un ragionamento che è quello che, diciamo, mi convince di più. Primo, cos'è l'esercizio fisico? Per noi molto spesso esercizio fisico significa andare in palestra, ma 100 anni fa o anche 70 anni fa esercizio fisico era parte della vita quotidiana. Esercizio fisico voleva dire andare a piedi alla scuola, andare a piedi al lavoro, andare a piedi a lavorare. Quindi implicava un'esplorazione del territorio.
Esplorare il territorio significa avere una mappa cognitiva dello spazio in cui mi muovo che mi consente di sapere dove vado e sapere come faccio a tornare indietro. Allora adesso, quando vi dico che l'esercizio fisico giova alla funzione di una struttura che è l'ippocampo, che è cruciale per le mappe spaziali, adesso non vi stupite più. Il fatto che l'esercizio fisico sul tapis roulant funzioni lo stesso è perché il nostro ippocampo ancora non ha capito che non è più come 100 anni fa, che se mi muovo vuol dire che mi muovo in un ambiente e ho necessità della mappa cognitiva. Ok, esercizio fisico, vai, mettiamoci in moto per migliorare la nostra prestazione. Il secondo motivo per cui l'esercizio fisico è di grande beneficio al cervello è che favorisce la produzione di fattori molecolari, tra cui per esempio un fattore protettivo neurale che è il BDNF, che hanno un'azione estremamente varia, potenziano la plasticità neurale, sono neuroprotettivi e potenziano anche una particolare e dibattutissima forma di plasticità neurale che si trova solo nell'ippocampo e che è la generazione di nuove cellule nervose anche nell'adulto. Quindi l'esercizio fisico a tutti gli effetti è entrato a far parte di quelle attività che possono beneficiare le attività cognitive, in particolare nell'anziano. Noi ci siamo accostati agli effetti dell'esercizio fisico venendo dallo studio degli effetti nel modello animale di quello che viene chiamato ambiente arricchito, che vi faccio vedere adesso. La prima definizione è stata data ormai 40 anni fa, 50 anni fa quasi. Cos'è un ambiente arricchito? È una combinazione di stimolazione sociale e inanimata complessa che è caratterizzato da poter svolgere attività cognitivamente stimolanti, attività fisica e da interesse sociale. Qual è il set di parole chiave? Ovviamente attività fisica, attività cognitiva, ma anche curiosità, interesse e soddisfazione. Allora vi faccio vedere un ambiente arricchito per roditori. Ogni specie ha il suo ambiente arricchito. C'è un mio collega che dice per me l'ambiente arricchito è il lobby center e sono sicura che può andare bene. Allora, la ricchezza dell'ambiente è un qualcosa di ovviamente relativo, un ambiente ricco rispetto a un altro che è meno ricco, quindi si va dalla condizione meno ricca possibile, un ambiente in cui c'è un solo soggetto con tutto quello che serve per vivere, cibo, acqua, lettiera, ma non c'è altro, questa è la condizione di impoverimento. Questa è la condizione standard in ambiente di laboratorio e questo è l'ambiente arricchito. Molti animali in un ambiente grande con tanti oggetti che stimolano l'interazione e l'esplorazione e almeno una o due ruote per praticare esercizio fisico volontario. Perché ho sottolineato volontario? Perché l'ambiente arricchito offre agli animali una potenzialità di svolgere azioni, ma nessuno li obbliga. Quindi se le svolgono, se corrono sulla ruota, è perché gli piace, gli dà soddisfazione. Se esplorano gli oggetti è perché sono curiosi e gli dà soddisfazione. Questo ci aiuta a capire come poi possiamo relazionarci quando vogliamo progettare un ambiente arricchito per un'altra specie o per i soggetti umani. Se il mio ambiente arricchito, un ambiente arricchito che mi proponessero è quello di lavorare a crochet, probabilmente non mi interesserebbe perché non fa parte della mia gamma di interessi. Quindi quando poi vi racconterò come abbiamo progettato l'ambiente arricchito in Train the Brain, abbiamo tenuto presente proprio questa caratteristica. Gli studi in modelli animali hanno mostrato appunto anche i meccanismi d'azione dello stile di vita e sottolineo di nuovo, c'è un fortissimo aumento della plasticità cerebrale, della plasticità neurale, che è evidente in particolare in soggetti anziani e che può essere poi sfruttata da cosa? Dall'attività cognitiva e dalle altre attività. Quindi è una sorta di amplificatore della plasticità neurale che però poi devo guidare attraverso le attività che il soggetto svolge. Animali anziani posti in ambiente arricchito anche da molto anziani migliorano in maniera duratura le loro prestazioni cognitive misurate in compiti di memoria diversi. Quindi l'arricchimento ambientale potrebbe essere una strategia per potenziare la plasticità e la funzionalità cerebrale in modo da promuovere la salute del cervello che invecchia, agendo su fattori molecolari endogeni, ovvero che sono prodotti dal cervello stesso, col vantaggio che sono prodotti nella struttura che ne ha bisogno e non vengono dati esogenamente.
Nell'uomo la letteratura epidemiologica va in questa direzione, uno stile di vita ricco di attività cognitivamente stimolanti, di attività fisica e interazioni sociali, abbiamo detto, è protettivo anche quando inizia dopo la mezza età. Questo è uno studio famoso, è uscito ormai 12 anni fa, è uno studio di meta-analisi, ovvero gli autori hanno letto numerosi lavori, hanno messo insieme la popolazione, quindi il numero di soggetti in questo studio è di 12.000 o 40.000, ma non perché due persone li hanno studiati tutti, perché sono stati messi insieme studi diversi, e qui viene chiaramente fuori che svolgere attività cognitivamente complesse anche nello stadio di età anziana, io per le Ferrovie dello Stato sono già anziana e l'anno prossimo entro in quella che è ufficialmente l'età anziana per attualmente, quindi dai 65 anni, quindi come diceva anche Carlo mi sento anche personalmente coinvolta in questi studi, quindi anche cominciare ora a svolgere attività cognitivamente stimolanti sembra avere un effetto protettivo. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, quello che vi faccio vedere è uno studio epidemiologico molto interessante in cui i soggetti sono stati seguiti per 7 anni e il declino cognitivo durante questi 7 anni è stato correlato con alcuni aspetti dello stile di vita dei soggetti. Allora, come vedete ci sono soggetti che in questi 7 anni, scusate ma sono ciecata e eccolo, l'ho trovato. In questi 7 anni mantengono l'attività cognitiva in maniera stabile, altri che mostrano un lieve declino e altri che mostrano invece un declino più importante. Cosa differenzia, ad esempio, i mantenitori da quelli che mostrano un lieve declino? L'età, va bene, la scolarità, ma la cosa che più ci interessa è praticare attività fisica anche moderata con continuità. Un paio d'ore di passeggiata a passo veloce settimanali sono già sufficienti, quindi non dobbiamo assolutamente pensare che quando diciamo attività fisica bisogna iscriversi a una palestra, andare tutte le sere a fare un'ora di attività. No, già l'idea di fare una mezz'oretta di passeggiata al giorno va nella direzione preventiva. In questo studio una cosa che mi ha sempre colpito è che un altro fattore protettivo è l'avere uno scopo nella vita. Gli autori non dicono avere uno scopo nella vita, dicono il non vivere da soli e praticare attività di volontariato, che io traduco in avere uno scopo nella vita, che di nuovo è stato sottolineato prima. Il pensare di essere utili a qualcuno è una motivazione fortissima per continuare ad andare avanti. Quando comincia a mancare questo, con la solitudine, certamente è un qualcosa di estremamente negativo. Dagli studi epidemiologici nell'uomo siamo passati agli studi di intervento. Allora, soggetti, per esempio, di mezza età, vengono sottoposti a 4 mesi di allenamento fisico o cognitivo e quello che si osserva è che migliorano le loro prestazioni cognitive, ma sono soggetti non cognitivamente danneggiati, sono soggetti spesso adulti o giovani anziani cognitivamente sani. Anche negli studi nell'uomo emergono quei fattori che l'animale ci ha suggerito essere mediatori dello stile di vita, quindi un aumento della plasticità neurale, sia quella alla base dei fenomeni di memoria che della plasticità compensativa, un aumento di fattori neuroprotettivi, ma anche è emersa un'azione diretta su molecole coinvolte nella patogenesi della demenza, come la proteina beta-amiloide. Allora, questo è uno studio epidemiologico in cui è emerso che correlando lo stile di vita, in particolare l'attività cognitiva, e la presenza a livello cerebrale di proteina beta-amiloide, quello che si osserva è che maggiore era l'attività cognitiva, minore era la presenza di proteina beta-amiloide a livello cerebrale. Noi nell'animale abbiamo ottenuto esattamente gli stessi risultati. Ponendo animali anziani in ambiente arricchito per 1 mese, si osserva una riduzione dei peptidi amiloidi presenti a livello cerebrale. L'animale ci dice anche quale potrebbe essere il meccanismo. Aumenta l'attività di un enzima che degrada i peptidi amiloidi. L'animale ci ha detto anche un'altra cosa.
La plasticità sinaptica è cruciale, vi ho detto, per la formazione di nuove memorie e per il loro consolidamento. Se animali giovani vengono trattati con peptidi amiloidi presi dal cervello di soggetti deceduti con diagnosi di demenza di Alzheimer, la loro prestazione cognitiva decade immediatamente e la loro plasticità sinaptica, in particolare nell'ippocampo, viene danneggiata. Gli animali giovani che vivono in un ambiente arricchito, trattati con i peptidi amiloidi, non hanno alcun effetto negativo. Quindi l'idea che ci siamo fatte è che lo stile di vita è protettivo in un doppio modo. Riduce la produzione, per esempio, di fattori negativi, ma rende anche i circuiti nervosi più resistenti alla loro azione. Il modello animale, di nuovo, e le ricerche nell'uomo ci hanno detto anche che i fattori protettivi possono essere additivi, ovvero se ce ne sono due l'effetto è maggiore che se ce n'è uno solo, non è che ne basta uno e l'altro non importa. Qui è nell'animale dove si vede che l'effetto sulla neurogenesi dell'ippocampo è maggiore, questa linea rossa e blu, in animali che corrono e vivono in ambiente arricchito rispetto a animali che solo corrono o solo vivono in ambiente arricchito e ovviamente maggiore di animali sedentari e che non vivono in ambiente arricchito. E anche una ricerca ormai storica del gruppo di Stoccolma ha notato che in soggetti anziani, quando le attività protettive mentali, fisiche e sociali erano presenti insieme, l'effetto protettivo era maggiore. Quindi l'esordio della demenza era ulteriormente ritardato in avanti. Quindi a questo punto vi cito, e poi vi parlo brevemente del nostro studio, questo studio molto importante finlandese che è uscito nel 2015, in cui sono stati seguiti più di 1250 anziani cognitivamente sani, sottoposti a un intervento di 2 anni basato su controllo della dieta, esercizio fisico, allenamento cognitivo e monitoraggio dei fattori di rischio cardiovascolari. 650 soggetti gruppo di trattamento, 650 gruppo di controllo. E i risultati mostrano che nel gruppo di trattamento c'è un miglioramento delle prestazioni cognitive globali rispetto al gruppo di controllo. Quindi sostanzialmente nell'anziano sano, ancora cognitivamente sano, praticare uno stile di vita ricco di fattori protettivi, che sono quelli che abbiamo detto finora, inclusa la dieta, e tra l'altro lo sapete sicuramente che la dieta mediterranea è uno dei fattori considerati protettivi, sembra avere un effetto benefico nel mantenere un buono stato cognitivo e ridurre il rischio di demenza. Ma cosa succede se un anziano ha già un danno cognitivo? Allora, noi sappiamo che la malattia inizia molto prima del momento della diagnosi. Quando viene fatta una diagnosi di demenza, si dice spesso la malattia lavora già da 10-15 anni. Allora, ci propongono spesso queste curve. Quelle verdi sono l'invecchiamento sano, ci può essere un declino cognitivo più o meno importante, ma siamo nell'intervallo dell'invecchiamento sano. E poi c'è la curva rossa della demenza. Come si raccordano queste curve? Viene proposto che c'è una fase, che ci sia una fase di rischio in cui noi possiamo a un certo punto uscire, deragliare dall'invecchiamento sano e prendere la strada della demenza. E questa fase comprende anche i soggetti con danno cognitivo lieve che hanno un rischio maggiore di sviluppare demenza. I soggetti con danno cognitivo lieve quindi sono soggetti con un rischio maggiore, però con un rischio, non è deterministico, quindi molti soggetti con danno cognitivo lieve non evolveranno mai a demenza, anzi una frazione cospicua di questi soggetti può anche ritornare allo stadio di invecchiamento sano. Questo ci dice che la popolazione degli MCI è una popolazione estremamente eterogenea. Frisoni dice un mixed bag, è una borsa di cose diverse, e per esempio studi come quello di Costanza ci diranno, probabilmente li stratificheranno, quindi fra 2 o 3 anni probabilmente sapremo che non sono tutti uguali i soggetti MCI. Però anche in assenza di questo, il fatto che si possa tornare indietro o procedere mi ha fatto pensare a una
a un'immagine, che è quella della rotatoria. Si viene dalla traiettoria dell'invecchiamento sano e si entra in questa rotatoria che è la condizione di MCI. E poi cosa possiamo fare? Possiamo rimanere nella rotatoria come faccio io quando non so dove andare e faccio un altro giro. Quindi si rimane MCI per il resto della propria vita. Oppure si può uscire dalla rotatoria tornando indietro verso l'invecchiamento sano. Oppure si può uscire dalla rotatoria per imboccare la strada della demenza. Allora, la domanda che ci siamo fatti è possibile, agendo su soggetti MCI che hanno già un danno cognitivo ma non è ancora certo che abbiano imboccato la strada verso la demenza, è possibile ridurre l'incidenza della demenza? È possibile migliorare la loro condizione agendo su fattori preventivi? E questo quindi è lo studio che abbiamo intrapreso. Nel momento in cui siamo partiti, che era il 2007, non c'era sostanzialmente alcuno studio sull'effetto di interventi di training fisico e cognitivo nei soggetti con danno cognitivo lieve, e anche adesso di studi in cui venga usato in combinazione esercizio fisico e cognitivo ne è stato pubblicato soltanto un altro. Quindi il nostro studio è partito a Pisa per una combinazione di presenza di persone che, appunto, venendo dagli studi nell'animale, avevano quest'idea dell'ambiente arricchito e della combinazione di fattori. Noi abbiamo lavorato in collaborazione con i neurologi e con i cardiologi. Perché? Perché abbiamo visto che ci sono fattori di rischio, certamente, della sfera cardiovascolare, ma anche perché l'esercizio fisico ha un effetto benefico anche a livello del sistema cardiovascolare. E quindi abbiamo creato questo logo col cervello e il cuore che si esercitano insieme. Per svolgere questo studio abbiamo reclutato soggetti dalla popolazione regionale, dalla popolazione generale, soggetti con MCI. Già che ho detto regionale, volevo partire dicendovi una cosa che ho dimenticato di dirvi e quindi ve la dico ora. Ho ascoltato con grandissimo interesse le presentazioni di stamattina che danno l'idea di un territorio, il vostro, con una ricchezza di ricerca, di progettualità, di innovazione, di lungimiranza e di politiche. Gli inglesi hanno due parole, policy and politics. Politics should care of policies, ma se non si fanno le politiche... E qui ho visto politica e politica, vi invidio un pochino, perché non è facile trovare questa combinazione in altri territori. Chiudo la mia riflessione. Quindi abbiamo messo insieme i neurologi, abbiamo messo insieme i cardiologi, abbiamo messo insieme i biochimici, abbiamo messo insieme persone competenti nel campo della risonanza e abbiamo messo insieme noi che abbiamo fatto anche studi in modelli animali. Abbiamo creato un'equipe in cui gli psicologi hanno avuto un ruolo determinante sia nel progettare il tipo di intervento, sia nel mantenere la motivazione dei soggetti, sia nel scegliere che cosa far fare ai soggetti, tenendo presente che volevamo che fosse un ambiente arricchito, quindi che fosse di grande interesse. Allora, questo è il piano del progetto. I soggetti sono stati presi dalla popolazione generale con la collaborazione dei medici di medicina generale, avvisi messi sugli autobus, reclutamento passaparola. Abbiamo sottoposto a screening 393 soggetti, di questi un centinaio sono risultati subito negativi, quindi cognitivamente nella norma per l'età. Quelli positivi a questo breve test di screening sono stati inviati alla conferma per lo stato cognitivo con un'estesa batteria neuropsicologica, e quelli che hanno ricevuto una diagnosi di MCI sono stati sottoposti alla valutazione strumentale, risonanza e anche valutazione cardiovascolare. 113 sono stati estratti, escludendo quelli che si sono ritirati, e sono stati randomizzati al gruppo di intervento e al gruppo di controllo. Il gruppo di intervento è stato per 7 mesi con noi presso un centro appositamente costruito nell'area di ricerca del CNR a Pisa. Poi la rivalutazione è stata fatta alla fine dell'intervento e è stata fatta 12 mesi dopo la fine dell'intervento.
Questa è la struttura. In alto a destra vedete dall'alto l'area di ricerca del CNR, la freccia indica la struttura costruita ad hoc che qui vedete in una visione più da vicino. È una struttura totalmente nuova, abbiamo voluto che fosse allegra e luminosa, quindi, e che non ricordasse una struttura medica. Ci sono aule per svolgere musicoterapia, per il training cognitivo e una grande palestra per svolgere attività fisica. Il training fisico è stato curato in particolare dai cardiologi e dai fisioterapisti. I soggetti sono stati raggruppati per tutto l'intervento in classi di 9-10 persone per favorire la formazione di un gruppo e quindi la socializzazione. Sono venuti al training 3 mattine alla settimana, 3 ore ogni mattina. Di queste 3 ore, 1 ora è di attività fisica e 2 ore sono di training cognitivo. Sia l'attività fisica che il training cognitivo sono incrementali. Si parte dal livello adatto allo stato della persona e poi si aumenta progressivamente il carico del cicloergometro o la difficoltà dei test. Il training cognitivo si basa su 8 cicli, ciascuno composto da 18 sezioni di allenamento, con esercizi mirati a stimolare tutte le funzioni cognitive. Ogni ciclo parte con una lezione teorica e di metacognizione e poi si parte con l'allenamento della funzione per quella sessione. Una volta al mese veniva fatta una sessione di cineforum. I soggetti hanno scelto i film da vedere con una discussione collegiale e tutte le classi in quel momento in training partecipano al cineforum, che poi è seguito da una discussione. Una volta a settimana c'è un'ora di musicoterapia. Il training cognitivo ha visto un'alternanza di sessioni a singola modalità e di sessioni multimodali. Ci sono sessioni, diciamo, computerizzate, sessioni invece carta e penna. Non abbiamo mai lasciato i nostri soggetti da soli, lavorano almeno in coppia e spesso l'intervento è stato presentato come gioco. C'era per esempio una specie di musichiere oppure un Simon per un gioco sulla memoria di lavoro. Quindi abbiamo cercato di mantenere alto non solo la motivazione ma anche la soddisfazione dei soggetti. E pensiamo di esserci riusciti perché questa è la compliance. A sinistra è il gruppo di training, soltanto 2 soggetti hanno abbandonato, entrambi per motivi di sopraggiunti problemi fisici. Nel gruppo dei no training invece c'è stato un drop out un pochino maggiore. Quindi pensiamo che l'intervento che è stato pensato, ma anche il supporto dato dai trainers ai soggetti, ha mantenuto elevata la motivazione dei soggetti in training. E questi sono i risultati. Alla fine dei 7 mesi di allenamento, questo è il risultato del punteggio alla scala cognitiva dell'ADAS, quindi l'ADAS-COG, più alto il punteggio peggiore è la situazione cognitiva, i soggetti di controllo hanno un peggioramento, i soggetti in training hanno un miglioramento. Ciascuno degli effetti, quindi il peggioramento dei soggetti di controllo e il miglioramento dei soggetti in training, è un effect size piccolo. Quando si lavora con dei numeri, bisogna ragionare anche non solo su se la differenza è statisticamente significativa, ma anche sulla rilevanza della differenza. Questi sono effetti piccoli, però la somma dei due, gli uni peggiorano, gli altri migliorano, dà già un effect size medio. Inoltre, noi lavoriamo in prospettiva. Siamo stati stupiti di vedere un miglioramento. Noi in realtà ci aspettavamo un mantenimento dello stato cognitivo. Ci saremmo accontentati che non peggiorassero. Invece sono addirittura migliorati e anche nel singolo dominio cognitivo, qui vedete la memoria non verbale e la fluenza fonemica, c'è un miglioramento. Anche la qualità della vita ha mostrato un miglioramento, è stata valutata con strumenti specifici ed è stata notata anche dai familiari, quindi sia dall'intervista ai familiari che dai test fatti ai soggetti MCI si osserva un miglioramento della qualità della vita. Devo dire però che la cosa che più mi ha colpito è stata questa lettera che una delle prime classi in training ci ha scritto. Hanno selezionato la signora che aveva la grafia migliore e ve ne ho selezionato un pezzetto. È stato un corso abbastanza laborioso, all'inizio con timore per l'impegno di tante ore tra ginnastica, musica e stimolazione della memoria. Ci siamo trovati un po' spaventati,
Ma col tempo ci siamo abituati a quel ritmo dolcemente incalzante di domande, di esercizi, di nomi, di numeri, di categorizzazioni e di riflessioni sui film visti e su racconti ciclostilati. Il tutto elaborato in modo tale che tanto nella mente li abbiamo immagazzinati e perciò con gioia ricordati. Questa lettera me la sono appesa in ufficio, perché a questo punto dico sempre: una cosa buona nella vita penso di averla fatta. È chiaro che è migliorata la qualità della vita e l'abbiamo misurato in maniera quantitativa, però per me questa lettera è il premio dell'impegno che abbiamo messo nel progetto Train the Brain. L'ultima cosa che vi dico è che abbiamo misurato 7 mesi dopo la fine dell'intervento il punteggio alla DASCOG e gli effetti di miglioramento sono ancora evidenti, quindi non dissipano immediatamente alla fine dell'intervento. Ci sono effetti anche sulla funzionalità cerebrale, in particolare abbiamo osservato un significativo aumento del flusso ematico cerebrale nelle zone correlate con la memoria dichiarativa. Qui lo vedete come media, queste sono in giallo le zone in cui c'è un aumento del flusso ematico tra dopo e prima dell'intervento e tra dopo e prima dei 7 mesi nei soggetti di controllo. Allora, nei soggetti di controllo non c'è nessuna struttura che aumenta il flusso ematico, nei soggetti con intervento nella zona ippocampale e paraippocampale c'è un aumento di cui qui vedete la quantificazione. Quindi abbiamo osservato anche un cambiamento della funzionalità cerebrale e siccome una carenza di flusso ematico potrebbe direttamente contribuire all'accumulo della proteina beta-amiloide, l'intervento non solo agisce a livello cognitivo ma agisce anche sui substrati, agendo a livello della funzionalità cerebrale. Quindi un intervento combinato di training fisico e cognitivo in soggetti già con un danno cognitivo evidente migliora lo stato cognitivo e migliora alcuni indicatori della funzionalità cerebrale. Come indicato dagli autori dello studio Finger, anche effetti piccoli in queste prime fasi di rischio per la malattia potrebbero risultare in un rallentamento del declino e quindi in un considerevole guadagno in termini di salute pubblica. Quindi questo secondo me sottolinea l'importanza di continuare a esplorare l'efficacia di interventi mirati a fattori multipli dello stile di vita, come state facendo anche voi ci avete raccontato stamattina. Perché anche un cervello anziano, anche un cervello malato, ha delle potenzialità che ancora non abbiamo capito appieno. Come sempre, più si studia, più si capisce di essere ignoranti. E questo, diciamo, è una caratteristica di tutti quelli che lavorano nella ricerca. Questo è il numero elevatissimo di persone che hanno partecipato al progetto Train the Brain. In alto è una frase che mi ha colpito quando ero giovane e quindi la uso anche ora, che è tratta da Amleto. Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne possa sognare la tua scienza. Che significa che, appunto, è importante, soprattutto in questi campi di ricerca che hanno una ricaduta umana e sociale così ampia, di mantenere sempre la consapevolezza che non abbiamo scoperto tutto. C'è ancora un sacco da fare e potenzialmente anche con un minimo di aiuto di finanziamento da parte di chi potrebbe finanziare questo tipo di ricerche, noi certamente lo portiamo avanti. Vi ringrazio molto. Grazie Nicoletta, c'è tempo per una o due domande? Qualcuno ha curiosità, dubbi? Una domanda veloce, un po' da ricercatore. Siete riusciti a capire quali sono i fattori che permettono questo miglioramento? Cioè, io penso ad esempio che c'è un fattore relativo allo stare insieme ad altri, un fattore relativo al fatto che qualcuno si occupa di me, un fattore relativo agli esercizi che avete praticato. Si riesce a capire qual è l'incidenza di questi diversi elementi? Allora, nell'animale è facile e, come vi ho accennato, per esempio è già sufficiente l'esercizio fisico
anche senza la componente sociale e quella cognitiva. Nell'uomo è un po' più complicato. Allora, quello che stiamo cercando di fare ora è, in una piccola popolazione, intanto separare l'intervento fisico da quello cognitivo e mettere in campo un'ulteriore piccola popolazione in cui una volta capito cosa fa l'esercizio fisico da solo, l'esercizio fisico viene fatto da soli, perché l'attività cognitiva, per come l'abbiamo disegnata, è difficile pensarla in isolamento, ma l'esercizio fisico sì. Quindi se va tutto bene, fra un annetto e mezzo forse potremmo avere un'idea di queste componenti. E certamente, ecco, la parte sociale è qualcosa che è trascurata in letteratura, non viene spesso sottolineata. Quello studio di Payal Borg e Laura Fratiglioni l'ho trovato perché li ho letti tutti, e a un certo punto, quando l'ho citato, Laura mi ha detto: e sei una delle poche, perché nessuno sottolinea questa cosa qui dell'effetto anche della socialità. D'altronde, se anche gli uccellini, quando finisce il periodo critico per il canto, se gli fai sentire il registratore non imparano, e se gli metti il tutore vivo imparano, è chiaro che c'è un effetto. Grazie per la presentazione, molto efficace. Ho un paio di domande. Una riguardava il fatto che le persone che riescono a gestire meglio l'invecchiamento riescono ad attivare anche altre regioni, e quindi in qualche modo, se questo è legato anche a un diverso tipo di struttura di connettività, e quindi in qualche modo se la plasticità riguarda anche la materia bianca, e quindi questo può essere un biomarcatore per capire. La seconda cosa riguarda quelle traiettorie per cui a un certo punto si confluisce verso la demenza. Se in questo momento lo strumento principale sono i test neuropsicologici, se invece in qualche modo con l'aumento della possibilità di acquisire immagini, quindi costruire in qualche modo qual è un atlante di riferimento dell'invecchiamento, c'è possibilità in qualche modo di individuare questo scostamento anche in maniera tra virgolette più oggettiva? Allora, comincio da quest'ultima domanda. Sì, assolutamente. In quella diapositiva lì c'era anche una fase denominata preclinica, che è quella in cui i soggetti cominciano a lamentare qualche difficoltà che magari non viene oggettivata dai test neuropsicologici, magari potrebbe essere oggettivata da test più sensibili, però certamente se non si coniugano questi due aspetti, gli MCI rimarranno mixed bag forever, e noi non capiremo mai se alla fine beneficiano dell'intervento. Allora, non ve l'ho detto, ma la maggior parte dei soggetti ha beneficiato dell'intervento, non è che la media nasconde il fatto che il 10% è migliorata e il 90% no, il 50% migliora e solo il 5% peggiora e gli altri rimangono stabili. Quelli che sono peggiorati è perché avevano già una situazione diversa dall'inizio, magari inquadrabile con una neuroimmagine un po' sofisticata o con test biochimici, ancora non lo sappiamo. Quindi questo certamente sì, e c'è una grande quantità di pressione su procedere in questa direzione. L'altra domanda, la prima era... Sì, allora... C'è uno studio sulla plasticità compensativa che mi ha sempre colpito. Invece di usare un test di memoria, è un test di comprensione linguistica. Quindi invece di avere una frase semplice, una frase un po' complessa, in cui alcuni soggetti anziani non riescono a estrarre il significato, altri sì, al pari dei giovani, e c'è sempre l'attività aggiuntiva. In questo caso l'attività aggiuntiva comprende due aree, una delle quali è un'area che anche in soggetti giovani si attiverebbe quando il compito diventa difficile per il soggetto giovane. Quindi questo suggerirebbe che una parte della plasticità compensativa potrebbe essere built in, cioè non recluto a casaccio, recluto strutture che sono pronte ad essere usate in quel compito,
quando la difficoltà del compito cresce. Quindi una possibilità è che il soggetto anziano impara a usarle, ma perché l'ha imparato anche da giovane, e la complessità, il livello di complessità che risulta difficile per il giovane è diverso da quello che risulta difficile per l'anziano. L'altra area però non si attiva mai nei giovani e quindi suggerirebbe invece un fenomeno di reclutamento ex novo. Allora, non necessariamente devo pensare a connessioni a lungo raggio diverse. Allora, le faccio un esempio da tutt'altro campo. È noto che soggetti che perdono precocemente la vista, quando poi svolgono compiti uditivi o tattili, attivano la corteccia visiva primaria. Accidenti. All'inizio si pensava a connessioni ex novo, invece adesso è venuto fuori che la corteccia visiva primaria possiede la capacità di essere attivata da stimoli uditivi e tattili nella zona che mappa la periferia, questo ancora nell'animale, in piccolissima parte. Allora uno adesso lo capisce meglio. C'è una potenzialità, quell'area lì è principalmente visiva, però c'è un po' di connettività tattile. Se la uso visivamente, la connettività tattile rimane bassa. Se non la uso visivamente perché il soggetto è cieco, allora la connettività tattile si espande e quindi la osservo. E lo stesso vale per l'uditivo. Quando questi studi sono apparsi, abbiamo capito quindi che non è necessario pensare che si formino delle connessioni del tutto nuove. Ci possono essere, si espandono. Quindi l'area aggiuntiva potrebbe A, essere a bassa connettività già connessa nel circuito, imparo a ampliare la connettività, però non escludo che ci possano essere anche della formazione di connettività ex novo, che nell'adulto però non penso che sia a lungo raggio, io la vedo sempre a corto raggio. Grazie ancora Nicoletta per la bellissima presentazione. E chiudo ringraziando non solo tutti gli altri relatori per essere stati con noi, ma anche il pubblico per essere venuto. Grazie mille. Un'informazione tecnica per quelli che avevano mostrato interesse: l'evento colloquiale si svolgerà a piano terra. Grazie ancora.